Quindi Calò poco può fare. Certo, lui vuole partecipare a quell'udienza perché si tratta di collaboratori di giustizia. Quindi noi abbiamo due problemi diversi. Quello di domani, lui ha il processo a Catania. A Catania. Quindi per il 14 invece non è lo stesso processo di Catania. No, è un altro processo. Un altro processo dove lui è interessato in che modo? Dove lui è imputato e devono sentire la Corte, che non starà a Palermo, ma si sposterà, dovrà sentire questi collaboratori di giustizia, a cui lui è interessato. E quando è stata fissata quell'udienza 14, lì? 14 mi pare, Calò. No, quell'udienza del 14, quando l'hanno fissata gli altri? Ah, questo non lo so. Solo che quando noi abbiamo fissato il calendario, voi non sapevate gli impegni, cioè l'imputato non sapeva già gli impegni che aveva. Questo non lo so, può chiederlo direttamente a Calò. Signor Calò, quando noi abbiamo fissato il calendario, lei non sapeva già quali impegni aveva in altri processi? Buongiorno, signor Presidente. Buongiorno. Senta, questo processo, questa trasferta che ha fatto la Corte per, non lo so in quale località, è stata fissata molto tempo fa, soltanto che l'altro giorno c'era udienza ed è stata a Palermo, perché il giudice, credo all'Atere, stava male e allora è saltata quella, perché non era per 14 questa udienza, era per giorni fa. Siccome il giudice all'Atere poteva presenziare perché malato, allora l'hanno rinviata a 14. E quindi allora a questo punto dovranno rinviarla ancora, perché insomma... Noi l'avevamo già fissata per il 14 con impegni poi importanti, perché dovrebbe esserci un collegamento con gli Stati Uniti, quindi è una questione molto delicata. Signor Presidente, io non posso rinunciare. Lo so che lei non può influire, cercheremo noi di metterci in contatto con Palermo e di risolvere il problema. Va bene, grazie signor Presidente. Comunque per domani, quindi lei ha capito che domani ci sarebbe l'esame del... Signor Presidente, io in questo processo di Catania... Non mi sono assentato un giorno, perché tutto quello che si svolge, io ho interesse di seguirlo. Sì, domani, guardi, le dico subito. Per domani, quindi, siccome abbiamo saputo che a Catania è stato fissato prima ancora che lo fissassimo noi, quindi è giusto che lei segua quello di Catania. Però noi potremmo ugualmente fare l'udienza se lei rinuncia ad essere presente, ad assistere al processo domani. Se lei non rinuncia, noi rinviamo. Quindi ci rimettiamo a lei. Non posso lei... rinunciare. Signor Presidente, il fatto è che quel processo di Catania mi interessa molto di più di questo che si sta svolgendo a Roma. No, sto dicendo di rinunciare qua, perché domani non verranno sentiti i collaboratori di giustizia, ma soltanto... No, signor Presidente, non posso rinunciare a quello di Catania. Non a quella di Catania, a questa nostra. Domani noi non dobbiamo sentire collaboratori, ma dobbiamo sentire... Il colonnello Bevacqua. Se lei ci fa la cortesia di rinunciare al nostro processo e si segue quello di Catania, noi domani... Signor Presidente, se si deve sentire questo test, che solo non questo sia test collaboratore... Domani. Solo questo test si deve sentire. Allora io le faccio questo favore. La ringraziamo. La ringraziamo. No, ma è che appunto bisogna cercare di venirsi incontro. Io apposta le ho detto, io ieri pensavo che il processo di Catania fosse stato fissato dopo del nostro, invece siccome è stato fissato prima, hanno diritto a mangiare diritto a seguire quello di modo Catania. Io però rinuncio se non si debbono sentire collaboratori. Sicuramente non verranno sentiti. Va bene, allora andiamo atto al verbale della sua rinuncia per l'udienza di domani. La ringraziamo, possiamo riprendere. Allora, la Corte ha deciso di ammettere tutte le prove testimoniali richieste dalle parti, sussistendo le condizioni richieste dall'articolo 190 del Codice di Procedura Penale, e si riserva sull'ammissione delle prove documentali, dando così la possibilità alle parti di avere più tempo per esaminare i documenti. Rinnovo l'invito ad autocensurarsi, ad autolimitare poi il numero dei testi che sono stati inseriti nella lista, che è molto... Poi vedranno i difensori, man mano che andrà avanti l'istruttoria, se potranno rinunciare a qualche testo. Allora possiamo iniziare con l'esame del test del collaboratore di giustizia di Carlo. Se lo facciamo entrare. Le telecamere sono pregate di non riprendere adesso mentre entra in aula. Facciamo entrare, sì. E neanche dopo, ovviamente, però ci abbiamo messo apposta la protezione, ma insomma devono evitare di inquadrare il dichiarante. No, facciamo via.
mercato connesso o comunque collegato. Perché c'è stata un'archiviazione nei suoi confronti, cioè c'è stato un processo che... C'è stato un procedimento nei confronti... Un procedimento collegato con motivi di connessione o di collegamento con quello nostro. E fatti di proprio per questo fatto. E si è concluso con un'archiviazione. Quindi ha diritto ad essere sentito ai sensi dell'articolo 210 codice procedura penale con l'assistenza di un difensore che è presente. Nella persona, avvocato. Buongiorno Presidente, Ottorino Agati. Grazie. Diamo un atto verbale. Lei ha anche la facoltà di astenersi dal testimoniare in questo processo. Cosa intende fare? Intendo rispondere. Intende rispondere. Perfetto, allora il pubblico ministero può rivolgere domande. Signor Di Carlo, buongiorno. Buongiorno, un attimo che stiamo aggiustando il microfono. Prego, dottor. Sì. Allora, dovremmo sentirla nell'ambito del processo relativo all'omicidio di Roberto Calvi, che è stato consumato il 18 giugno 1982 a Londra. Innanzitutto le rivolgerò alcune domande di carattere preliminare. A queste domande lei ha risposto molte altre volte in altri processi, ma credo sia necessario farlo anche in questa occasione. Innanzitutto le chiedo quale ruolo ha rivestito lei in seno a Cosa Nostra? Come tutti quelli che entrano in Cosa Nostra, soldato semplice. Soldato semplice. Ha poi assunto qualche carica, qualche ruolo nel corso del tempo? Dopo tanto tempo, perché io sono entrato in Cosa Nostra negli anni 60, dopo tanto tempo... Scusi, se può alzare un po' la voce, perché sennò... Sono entrato in Cosa Nostra negli anni 60, dopo tempo sono diventato capo decina, dopo sottocapo, consigliere della famiglia e anche capo famiglia. Di quale famiglia? Di Altofonte, che faceva mandamento a San Giuseppe Alto. E nell'ultimo periodo proprio... Ho rivestito che ero, come dire, il tuttofare della commissione provinciale, dipendevo solo dalla commissione. Ecco, e questo ruolo lei lo ha ricoperto a partire da quando? Da 78 fino all'82. Ecco, lei ha detto in precedenza di avere rivestito dei ruoli in seno alla famiglia di Altofonte. Sì. Di essere stato capo famiglia. Vuole dire da quando a quando ha rivestito questo ruolo? Ma metà anni 70, 4 anni, insomma, 74, 75, 76, 77, fino a 78, fino a che mi sono dimesso, perché uno di una carica si può dimettere, di Cosa Nostra non si può dimettere, delle cariche sì. Senta, il suo rapporto privilegiato con chi era, le dipendenze di chi era in seno alla commissione, lo vuole precisare? Nella commissione nell'ultimo periodo privilegiato era, io dipendevo sia del mio capomandamento, però potevo prendere solo disposizione di Michele Greco, che rappresentava il coordinatore della commissione provinciale di Palermo, e di Totò Reina, che ha sempre comandato nel nostro mandamento, che sia il nostro mandamento San Giuseppe Ato e tutti i paesi vicini, sia Corleone, rappresentava tutto un mandamento. Infatti ci definivano la corrente dei corleonesi, ferro, così chiamato. Ecco, il capo mandamento chi era? Prima era Antonio Salamone, ma in sostituzione era Bernardo Brusca. Poi è passato un periodo che la commissione ha stabilito, quella regionale, chi non si potevano essere nella commissione più sostituti, dovevano essere tutti titolari. E allora Bernardo Brusca è diventato titolare del nostro mandamento.
Senta, lei aveva interessi all'estero? Io dal 76 avevo interessi in Inghilterra, a Londra, precisamente. Che tipo di interessi coltivava a Londra? Ma prima avevo cominciato per l'esportazione di vini, di uva da mosto per fare vini, perché essendo c'è una grande comunità italiana, ma più siciliana e anche meridionale, avevano l'abitudine di comprare l'uva e si facevano il vino, il mosto. E così è cominciato così. E poi abbiamo cominciato a mandare tutti i generi alimentari, da vino abbottigliato, altri generi, pasta, tutto quello, oli e tutto. Poi quando mi sono stabilito di più là, che poi stabilito non ci abitava sempre, ogni mese venivo in Italia ogni 15 giorni, e parlo nei primi anni 80, avevo comprato sia un piccolo hotel, un Black Café, non mi veniva più la parola inglese, Black Café, e un'agenzia viaggi dove si faceva birru di change e anche un wine bar. Lei ha detto in precedenza di essersi dimesso dalla carica di capo famiglia di Altofonte. Vuole spiegare per quale motivo si è dimesso? Sì, mi ero dimesso perché nel 70, non mi ricordo poi se era fine 74, capofamiglia che si è sostituito il mio capofamiglia, mio compaesano che ci conoscevamo da bambini, le mancanze, aveva avuto liti con Bernardo Brusca e altri per motivi di territorio e cose, quale in cosa nostra, specialmente nell'ambito del mandamento, non ci debbono essere mai discorsi di territorio, aveva avuto questi problemi e cose. La mancanza era stata grave, però mi avevano giurato sia Totò Riina sia mio diretto capomandamento che non l'avrebbero ucciso, non l'avrebbero. Si faceva diventare soldato semplice, ma non me l'avrebbero toccato. Mentre poi le cose hanno cominciato a cambiare, un giorno del 78, in agosto del 78, viene ucciso questa persona e io non ne sapevo niente. Come si chiama questa persona? Salvatore La Barbera si chiamava. Allora non mi toccava, io avevo capito cosa ci stava perché sapevo il modo come erano i colleonesi, perché anche che c'erano delle regole, a volte non ne osservavano le regole di Cosa Nostra, che sia che si doveva sapere, sia che lo doveva stabilire la commissione, perché nel 77 era nata una nuova legge sempre regole di Cosa Nostra, che non si poteva uccidere uno di Cosa Nostra se non lo stabiliva la commissione. Mentre proprio Totò Riina, sapendo quanto ne aveva fatto, essendo io pure corleonese di ferro, sapevo senza informare a nessuno, i nemici se l'aveva tolto. E avevano fatto pure con questo giovane che aveva 40 e rotte anni, che senza dirmi niente, sapendo che io ero di opposizione, avevano ucciso questa persona. Allora di là ho capito che mi sono dimesso, ho detto se non mi avete detto questo. Però il rapporto sono rimasto bene e tutto, perché Totò Riina mi stimava, Totò Riina con la famiglia l'ho avuto io a casa mia propria, l'ho ospitato, ci conosciamo dal 61, cioè eravamo giovanissimi, io più giovane di lui, ragazzo proprio, e ci teneva tanto a me. E ha accettato che io mi dimettevo, però sono rimasto con la stessa stima, con la stessa fiducia. E sono diventato soldato semplice. Essendo chi ero e chi ero stato e il benvolere che c'era nell'ambito di Cosa Nostra, perché anche all'estero dove c'era di svolgere qualcosa di Cosa Nostra, inglese, mi mandava sempre a me in giro, sia in Svizzera, sia in Francia, in qualsiasi posto ce n'era di bisogno. Comunque c'erano buoni rapporti.
sono diventato soldato semplice, allora si sono riuniti, allora, per non essere comandato da colonnello nel Genco Corleonese, da colonnello diventare un soldato semplice, allora alle dipendenze della commissione, solo Michele Greco e il mio capomandamento e Totò Riina potevano disporre di me. Senta, il momento in cui lei ha deciso di trasferirsi e di abitare in maniera continuativa o quasi continuativa a Londra, e se lo ha fatto vuole spiegare il motivo? È stato nell'82, perché poi è iniziata la guerra di mafia, così chiamiamo guerra di mafia, oppure l'eliminazione di tanti soggetti, di tante persone che avevano una responsabilità nel Cosa Nostra, ma non avevano responsabilità di questo attrito che ha formato Totò Riina e compagni, perché non è stato solo lui. Ecco, i suoi rapporti con i vertici di Cosa Nostra si sono raffreddati? Ma si sono raffreddati? No, perché fino a un certo punto, ma poi nell'82, in estate dell'82, mi sembra l'estate un po' avanzata, un giorno ero a Roma, mi chiamano e mi dice che c'era il capo provincia di Agrigento che mi voleva parlare urgentemente, una persona che io conoscevo bene, Carmelo Collette, una ricchissima persona che abitava a Ribera, era capo provincia di Agrigento. E gliel'avevo fatto mettere io come capo provincia perché l'avevo fatto dire. Mi vuole parlare urgentemente. Scendo. Mi mette un autista, una macchina a disposizione, mi accompagna in questo Carmelo Collette. Abbiamo parlato di più e di meno e mi chiede un piacere che io con una scusa dovevo portare Caruana e anche lo zio Pasquale Contrera con una scusa qualsiasi perché si dovevano eliminare. Si doveva portare dove? Farli scendere in Sicilia, in qualsiasi posto potevano, basta che scendevano in Sicilia con una scusa di parlare che si dovevano incontrare il capo provincia, di loro stesso, e con me avrebbero sceso perché loro sapevano quanto io ero intimo nel senso di amicizia con i Caruana e Contrera, che ce n'era una parte di loro che abitavano ad Ostia, qua a Roma. Lei ha aderito a questa richiesta? No, perché ho chiesto, siccome io conoscevo Cosa Nostra e qualsiasi cosa osservavo, e avevo chiesto prima che io diventavo un anno prima, due anni prima, così intimo, che ero latitante, così intimo con queste persone, avendolo conosciuto già da tanti anni, però quando io ero latitante questa gente mi riceveva a casa e veramente come un fratello, come un figlio e cose. Io ne ho chiesto se erano della nostra corrente, se andavano bene, se c'era qualche pregiudizio che io le frequentavo, perché c'era in Cosa Nostra c'era le correnti, c'erano. Mi hanno detto che erano benissimo, poi andavano tutto bene. Poi nemmeno dopo tempo mi dicono che le debbono strangolare. Perché? Carmelino Colletto mi dice no. Quelle erano diventate miliardai e lui era invidioso, era solo per i soldi. E allora ci faccio io, Carmelino, lei lo sa la mia posizione, dipendo di Michele Greco, dipendo di Bernardo Brusca e Riina, io non posso, perché uno non si può rifiutare in Cosa Nostra. E dice no, già ma ne ho parlato, mi hanno dato, sta bene, vabbè, ne parlo io. E così è stato. Però io ho fatto di tutto per questa gente non ce le portare e rimanere vive, va bene? E sono vive, a parte qualcuno che è morto qualche anno fa di vecchiaia. Senta, lei ha subito condanne in Gran Bretagna?
in caso affermativo dica in relazione a quali condannato. Sì, le concludo questo perché lei mi ha fatto una domanda che io sono andato a finire in Inghilterra e sì. Devo dare la conclusione. E infatti quando io mi sono rifiutato di questo mi hanno chiamato, poi c'è stata una riunione, mi hanno detto visto che non che tu non condividi questa situazione ti ritiene fuori di Cosa Nostra. E così me ne sono andato in Inghilterra di più, venendo sempre in Italia. Me ne sono andato in Inghilterra e mi sono messo fuori Cosa Nostra, mi hanno messo. E così sono andato a fine dell'82, residevo di più in Inghilterra. Ecco perché poi ho fatto delle attività alla bar, a viaggi, stavo dicendo il nome dell'agenzia Viaggi e altre cose. In Inghilterra ho subito una condanna. Nell'85 sono stato arrestato nell'estate dell'85 in Inghilterra, ma non sono stato arrestato perché io ero latitante in Italia, perché l'inglese non lo sapevano. Seguivano un italiano, seguivano e questo veniva nell'agenzia, chiamiamola agenzia Viaggi il nome, nell'agenzia Viaggi, come da buoni connazionali o conterrani, capitava pure prenderci un caffè e cose, era seguito per motivi di traffico e di droga questo. Vedendolo con me che osservava, anche a me, sono venute. Quando poi hanno chiamato, hanno detto non l'ho lasciato perché in Italia è ricercato. Che accusa le era stata mossa ma in prima, Gran Bretagna, in Inghilterra? Dopo l'interrogatorio, tutto che io ho dimostrato che avevo le mie attività e tutto, mi hanno detto per noi può andare lì, però l'Italia vuole che lo tratteniamo e lei verrà estradato in Italia. Ma nella corte ho dimostrato io l'attività, ha pagato le tasse, tutto messo in regola, in società, la ha assolto, anche perché in Italia era per associazione mafiosa, solo che là non veniva praticamente osservata e questo, e la Corte mi ha assolto e mi ha mandato fuori, però la polizia mi hanno riarrestato anche per l'informazione dell'Italia in di fronte nella corte quella mattina quando mi hanno liberato c'era polizia italiana, c'era il famoso vicequestore Cassano e si sono messi d'accordo, dice perché appena esce a questo non lo prendiamo più, questo è un pezzo grosso di Cosa Nostra, questo è una persona che ha 10 anni che cerchiamo di parlarci, di incontrarlo e non possiamo mai trovarlo. Comunque mi hanno fatto un'imputazione di traffico di droga internazionale. Ed è stato condannato alla non, i processi non sono come in Italia. Ricorda, dire quanti anni è stato condannato. Ecco. E anche quando non c'era nessuna prova, nessuna cosa, mi hanno condannato 25 anni. Ma siccome la legge diceva che di più di 14 anni non potevano, allora hanno fatto due imputazioni, due cospirese e due imputazioni con le stesse persone per fare 11 anni e 14 di condannato.
di scontare uno dopo l'altro, in consecutivo. Quanti anni ha espiato in carcere in Gran Bretagna? Io ho espiato in Inghilterra 11 anni precisi e poi ho fatto la richiesta di finire di scontare la condanna in Italia, perché nell'89 era entrata la legge che si poteva scontare nel proprio paese. Anche, potevo farlo prima, visto che sono ritornato nel 96, però l'ho fatto con tutto il tempo, anche ho aspettato prima perché finiva, perché in 25 anni in Italia ne devo fare 16 e 8 mesi, perché c'è 4 mesi l'anno di sconto, ma già lo danno subito prima, non è che ogni volta si deve fare applicazione, subito c'è una data, 16 anni e 8 mesi sui 25. Quando stavo arrivando, già che 3-4 anni prima sicuramente lo mandano via una persona e poi non può ritornare in Inghilterra, io avevo interesse di tornarci, sono stato io stesso a farmi mandare in Italia per finire la condanna, non sono stato espulso, come si dice la parola. E sono venuto qua sapendo tutto quello che lei era successo. Ha iniziato a collaborare con la giustizia a un certo momento. Ecco, vuole dire perché ha adottato questa decisione e quando? Ho fatto questa decisione, l'avevo fatto interno di me, però non volevo. Perché ha adottato questa decisione e quando? Ho fatto questa decisione, l'avevo fatto interno di me, però non volevo farlo prima, perché se andiamo un po' indietro, io nell'88 e anche nell'89 ho avuto tanti magistrati italiani che sono venuti, compreso il dottore Falcone, per interrogarmi e cose. Non ho voluto fare prima, anche quando già c'erano, ma poi si sono aggravate cose, ci sono di donne, mi crede, era mortificante per la cultura inglese, perché pure che ci sono delinquenti o criminali, come li chiamano loro, ma sono a livello che la polizia o il magistrato non si tocca, le donne non si toccano, e questi tutti mi facevano Francesco, che mi chiamavano a primo nome, anche le guardie o il direttore, ma vero, così è la Sicilia, ma io non ne capisco niente, non lo so, ma non penso, ma veramente era da imbarazzo, sembravamo a Beirut. Tutto questo comincia a maturare in me stesso, non era cosa nostra agli anni 60. Non voglio dire che in qualche modo doveva essere colpevole chi veniva ucciso. Qua era andata a finire in questo. Una situazione veramente spregevole per chi ha figli, chi la gente in se stesso, io nei giornali sempre, un capo di Cosa Nostra, non volevo essere guardato un mostro per come erano diventati il nome di Cosa Nostra. E ho cominciato a maturare, io ero già pronto per tornare, che avevo i cartini pronti per tornare, avevo promesso al dottore Natoli, che era venuto col dottore Falcone, che se un giorno ci avrei ripensato, gliel'avrei fatto sapere. E così ho fatto. Sono tornato e lo stesso giorno di quando sono tornato ho cominciato a collaborare, anche per non si dire che avevo paura del carcere, che avevo fatto questo perché avevo paura del carcere. Prima mi sono scontato la condanna e me l'ho scontato fino all'ultimo giorno, senza un giorno di beneficio, perché mi sono fatto 16 anni e 8 mesi e 20 giorni in più ne ho fatti, avendo collaborato, perché di solito sarei servizi sociali, però questo per motivi di sicurezza non l'ho avuto più, però ne sono stato contento. Iniziato a collaborare, ha detto e ha spiegato le ragioni. Ricorda '96, 96.
Ecco, volevo poi chiedere, minacce oppure sono state uccise persone a lei vicine in ragione della collaborazione che ha in area? No, no, minacce non ho subito io, anche per come minacce questa situazione è difficile arrivare a me, per la protezione, per la delicatezza della situazione. Però potrei dire che ho subito tante calunnie, sia di persone dello Stato, sia di qualche giornalista, visto che è sotto processo, perché l'ho denunciato per calunnie, andavano girando per vedere di distruggermi come persona, di essere sincero nelle mie collaborazioni, cercavano, infatti sono nate qualche processo su questo. Del 1996 o agli inizi di settembre del 96 una persona a lei vicina è stata uccisa a Palermo. Sì, è stato ucciso non è molto vicino, diciamo un parente acquisito, possiamo chiamare il cognato di mio fratello, ad Altofonte. Non so se era per motivi o meno, però non posso sapere. Senta, nei giorni precedenti... Presidente, vorrei invitare il pubblico ministero a non fare domande che preannunciano la risposta. Ricorda se nel 96 è stata uccisa una persona, eccetera, eccetera. Faccio la domanda secca senza anticipare il tema della domanda. Come l'avrebbe potuta porre questa domanda? Non lo so, mi pare un po' difficile. Qualsiasi altro modo, ma non certamente. Ricorda che nel 97 è stata uccisa una persona alle vicine, eccetera, eccetera. Cerchiamo di precisare di meno, ma insomma non entro certi limiti. Ecco, nei giorni precedenti all'omicidio di Roberto Calvi, come ho detto, è avvenuto il 18 giugno del 2019, qualcuno la stava cercando, in caso positivo vuole dire come l'ha saputo e chi voleva parlarle e con quali modalità è venuto a conoscenza che la stavano cercando? Ho saputo che mi stavano cercando e mi stava cercando il mio capomandamento, sarebbe Bernardo Brusca. Appena io ho saputo, in questo minuto non mi ricordo come, però c'era sempre un contatto, non c'era né cellulare come adesso. Chissà, un punto di riferimento se ci dovevamo cercare, come fare. Ho saputo che mi cercava, l'ho rintracciata e mi ha detto che c'era. Ci vedi cosa ha di bisogno e ti mette a disposizione. Quando io ho rintracciato di nuovo, sei stato di nuovo, comunque ci siamo poi sentiti anche visto con Bernardo Brusca, mi ha detto, dicendoci che io non avevo visto Pippo Calò, mi ha detto che forse ha fatto tutto o mi ha detto. Ha fatto tutto, ma non ha bisogno più. Va bene. Comunque, se chissà ti cerca, sai che ti può mettere a disposizione, perché se io non sarei stato autorizzato del mio
comandamento, anche quando conosco a Pippo Calodi, quando era soldato semplice, sì. Pure che San... seguire qualsiasi cosa che lui mi avrebbe detto se lui non si va a mettere a posto. Ecco, quando lo ha detto Bernardo Brusca e quando le ha detto questa frase, queste parole? Ci ho detto, ma non l'ho visto più, non mi ha cercato più, non ho avuto modo di incontrare a Pippo Calò. Mi ha detto che non c'era bisogno perché aveva fatto tutto. Ecco, ma quando è che... Fatto però è... non lo sapevo. No. Ecco, quando? Quando l'ho dopo... incontrato Bernardo Brusca? Ma dopo un po' di tempo di quando mi aveva fatto avvisare che mi cercava Pippo Calò. Ma può essere un po' più preciso? Può fornire qualche dettaglio ulteriore sul tempo? Ma dopo tanto tempo non posso essere preciso. Un po' di tempo. Siamo nell'ordine di settimane, di giorni o di mesi? Ma di qualche mese, 3 settimane, 1 mese. Io ogni mese, quasi ogni 15 giorni, mi sentivo sempre con Bernardo Brusca. Ma poi una volta al mese così io scendevo per incontrarlo, per vedere... Bernardo Brusca? Bernardo Brusca l'ho incontrato a San Giuseppe Ato, dove si era spostato il centro operativo della provincia di Cosa Nostra di Palermo, perché prima era da Michele Greco alla Favarella e poi si era spostato a San Giuseppe. In un ufficio che era dentro un... parente di Nito Santa Paola. Il cognato, la sorella Grazia, il cognato Giuseppe Ercolano. Ercolano? Sì. Ma anche in altri posti ci siamo incontrati con Bernardo Brusca, adesso non mi vengono in mente, ma ci incontravamo. Lei ha detto prima che ha saputo, poco prima dell'omicidio di Calvi, che Bernardo Brusca la stava cercando. Ecco, come lo ha saputo? Chi è che gliel'ha fatto presente? Chi è il porgitore della notizia? Ma perché io te lo... i fratelli, non mi ricordo che dove, c'era un punto dove poter telefonare, dice che zio Bernardo ti cerca, fatti sentire. Non mi ricordo come ci siamo messi in contatto e mi hanno detto non sono io che ti cerco, ma è venuto Pippo Calò che ha bisogno di te. Sì. Non mi ha spiegato nessuna cosa, non mi ha detto niente. Ecco, lei ha parlato dei suoi fratelli, può essere più preciso? Quale dei due? No, poteva essere Andrea, poteva essere Giulio, sono tutti e due Cosa Nostra, poi c'è un altro che non è Cosa Nostra, non è stato mai Cosa Nostra, non è stato mai in Sicilia, ecco, ha 30 anni che abita fuori, 30 anni, 40 anni. Quando lei ha saputo che Pippo Calò la cercava, che cosa ha fatto? Pure sapendo a Roma dove abitava, uno non si permette mai andare a cercare un latitante o una... Poi che già avevo avuto la risposta di Bernardo Brusca, mi ero incontrato con Bernardo Brusca, poi una volta ho visto qua a Roma a Pippo Calò e mi ha detto... Sì, c'è passato un po' di tempo, ma tutto a posto, non c'è bisogno. Ma non ci ho chiarito che aveva bisogno o meno, perché quando se aveva bisogno di me, allora me l'avrebbe detto. Ma una volta passato uno non chiede mai di che cosa si trattava, cosa era bisogno. Non me l'ha detto, nemmeno ci ho chiesto io.
Se lei conosce Nunzio Barbarossa? Conoscevo, perché quello che ho saputo una volta ho letto è morto. Sì, conoscevo. Bene. Nunzio Barbarossa? Sì. Ecco, vuole dire quando? Erano i posti dove potere chissà... a chiunque si era latitante a Roma, il punto fermo era da Nunzio Barbarossa. Proprio non mi ricordo per che cos'era, abitava a Roma, ma io, sapendolo, non ci andavo mai a bussare, perché non si sapeva mai lui e lo porta in un altro posto, uno evita sempre. E il punto era Nunzio Barbarossa, che è vicino alla stazione, in via Principe Amedeo, mi sembra si dovrebbe chiamare. Attrezzature elettroniche, tutte queste cose. Sì. Ecco, lei, dopo che ha saputo che Bernardo Brusca la contattava, o meglio l'aveva contattato e le aveva fatto presente che c'era Calò, che la stava cercando, ha interpellato Barbarossa? Sì, infatti io dopo sono andato da Barbarossa e ci ho chiesto se si era visto Mario e mi ha detto, dice, no, questi giorni è. Poi ci sono ritornato, non l'ha visto, un po', poi è passato delle settimane, perché anche io non è che stavo sempre a Roma, forse ripartivo e poi rientravo di nuovo, e è capitato che un giorno ci siamo visti là, ci siamo presi un caffè con Mario, sarebbe Pippo Calò, e ci siamo presi un caffè e ci ho chiesto solo, mi dispiace, e dice no, no, niente, ma non c'è bisogno. Però che Bernardo Brusca, sia Bernardo Brusco, o me l'ha detto lui, Pippo Calò, che aveva risolto tutto con i napoletani. Io vorrei che lei fosse un po' più preciso con riferimento ai contatti intercorsi e alle modalità dei contatti intercorsi con Nunzio Barbarossa. In modalità con Nunzio Barbarossa lo trovavo, basta, dopo mezzogiorno lo trovavo sempre nei negozi, perché si alzava sempre tardi, era una persona che nei negozi ci teneva impiegate e lui arrivava sempre attorno a mezzogiorno. E contatto per cercare chiunque sia di cosa è. Nunzio Barbarossa era cosa nostra, era nella famiglia di Napoli, perché non si va a cercare altre persone se non c'è il contatto di uno di cosa nostra, di sicuro. Famiglie di Napoli che appartengono alla commissione provinciale di Palermo, Nunzio Barbarossa rappresentava come un dipendente di Mario, perché Mario, facendo parte in quel periodo della commissione, Mario Pippo Calò, devo precisare, facendo parte capo delle famiglie di Napoli. Sì. Io quindi chiedo di per
ricordi. Lei nel corso del verbale del 5 settembre 1996, escusso dall'autorità giudiziaria romana e dall'autorità giudiziaria palermitana, alla pagina 5 della trascrizione si legge: ho telefonato da un certo Nunzio Barbarossa, che aveva un negozio vicino alla stazione, diciamo su quella zona. La via non sono sicuro, deve essere via Alberto Amedeo, una cosa così. Telefonando mi dice che c'era Mario che mi cercava. Quando dico Mario, lo chiamavamo così, si faceva chiamare così, e Pippo Calò. Sia quando era soldato semplice, sia quando era capomandamento della famiglia di Palermo, chiamata Prova. Cercandomi Mario, io cerco di rintracciare il Barbarossa, di rintracciare puntini puntini. Il Barbarossa mi chiede se io ero al mio paese. Gli amici intimi chiamavano il mio paese perché sapevano che io ero sempre residente a Londra. A nessuno mai ho detto per telefono dove mi trovo e nessuno mi poteva rintracciare telefonicamente. Ero sempre io, essendo latitante, in quel periodo... Presidente, scusi, c'è opposizione alla contestazione. Cioè, che contestazione? Questa cosa presupponeva la formulazione della domanda. Cioè, se Barbarossa gli chiese dove si trovava, in questo modo, anticipando la contestazione, è stato praticamente suggerito al collaboratore quello che deve, suggerito al collaboratore quello che deve, quello che Barbarossa... Cioè, c'è la difformità. Sì, allora io non debbo... c'è difformità. No. Cerchiamo di leggere il punto in cui debbo c'è la difformità. Precisare questo. Ritengo che quando si missione della contestazione a parte del Presidente sia doveroso che la parte che procede alla contestazione dia lettura del periodo, perlomeno da punto a punto. Fare, chiedo pertanto di leggere l'altra mezza riga. Sì, però non è che... E poi, dopo aver letto il punto, spiego qual è la differenza e il Presidente valuterà se ammettere... No, allora con questo ragionamento, insomma, uno può leggere una parte che non c'entra niente, allora se non diamo la possibilità ai difensori di interrompere invece la lettura, proprio se si rendono conto che c'è... Allora, il punto... Qual è il punto di forma? Il punto relativo alle modalità con le quali si è messo in contatto, perché parla di una telefonata, parla di alcune telefonate che sono state da parte dell'interessato al Barbarossa. E quindi dal momento che ha parlato di una visita che egli ha fatto presso il negozio di Barbarossa, vorrei che il teste fosse chiamato a riflettere e a vedere i suoi ricordi in modo da raccontare un po' tutto quello che... La difesa è che non era stato detto, lui non aveva detto che era il Barbarossa che gli aveva... aveva avvisato che Calolo voleva parlare con lui, mi pare che questo sia il punto. Mi chiede se ci sono state telefonate, ma senza... Cerchiamo di chiarire facendogli la domanda questo punto, prima di leggere quella parte che non riguarda
esattamente la circostanza sulla quale ci sarebbe stata la difformità, insomma. No, ormai gli ha anticipato. Comunque, ecco, per il futuro cerchiamo di evitare questo. Chiediamo adesso, riponiamo la domanda sul punto di chi l'avrebbe avvertito. Allora, innanzitutto diciamo, i contatti o il primo contatto o i primi contatti con Barbarossa, lei li ha avuti telefonicamente o no? Prima telefonicamente, poi in un'altra volta di presenza, ma veda signor Presidente, Barbarossa era il centro dove molte volte per altre cose anche telefonate o andarci, cioè dopo 20 anni e più mi sembra, non posso ricordare perché telefonate anche di Londra ce ne ho fatte a Barbarossa per rintracciare Michele Zazza, non solamente a questo discorso, ma perché era il punto fermo, cioè non mi posso ricordare se una telefonata, una presenza di presenza è stata prima della telefonata o dopo, questo è il punto. Senta, che cosa le ha detto Nunzio Barbarossa quando lo ha incontrato? Nunzio Barbarossa, quando l'ho incontrato, va bene, mi ha detto che sapeva che mi cercava Mario, ma poi mi sono incontrato da Nunzio Barbarossa, ma non so se è stato dopo settimane o circa un mese, con Mario proprio, chiamiamolo sempre Mario. Mi sono incontrato e ci siamo fatti due passi proprio sulla strada, nella strada quella alle spalle dove c'erano i negozi, c'era un bar, abbiamo preso un caffè, abbiamo parlato di più del meno, abbiamo parlato della situazione che c'era in Sicilia e basta. Però non mi ha chiarito i motivi. Anni, certo nel 96 era più vicino, ricordassi che ho precisato se era stata prima la telefonata e la presenza dopo, siamo sempre a distanza di altri 10 anni, va bene. Contatti ce ne sono state tante. Nunzio Barbarossa era un punto dove io il 50% delle chiamate della Sicilia o da Napoli, perché avevo pure a che fare con le famiglie di Napoli, dove ricevevo appuntamenti o telefonato meno. E allora, quante furono queste telefonate, lo ricorda? Fu una sola o più di una? Su questo genere, perché sto parlando di altre cose, ne ricevevo tante io telefonate o io telefonavo da Nunzio Barbarossa, di questo non mi ricordo quanto può essere, ma in due volte separate, diciamo, in due periodi separati sono state. Perché la prima è stata quella con Bernardo Brusca, che cosa mi potevo mettere a disposizione, e poi ho chiamato da Nunzio Barbarossa per sapere se avevo visto Mario, sapevo che mi cercava, sì, dice ti cerca, ma ci sono state altre contatte e poi finalmente dopo un mese, non sapendo di che cosa si tratta, urgente, uno vede in 24 ore o in 12 ore di incontrarsi di notte o di giorno, ma nessuno mi ha accennato di cosa si trattava, se era urgente o meno. Però io avevo la telefonata di Bernardo Brusca, che non mi ha detto nemmeno, dice, ti cerca Mario, vedeci cosa vuole. Vabbè, mettete a disposizione, perché se non me l'avrebbe detto Bernardo Brusca, nemmeno l'avrei cercato. Sì. Lei può dirci Barbarossa le ha detto esattamente? Può fare uno sforzo di memoria? Nunzio Barbarossa, non mi ricordo male se me l'aveva lasciato da lui, non ho chiara dopo tanti anni, perché se parliamo di 3 anni fa, non è passato tanto tempo, tante cose, e 12 anni di università, che io la chiamo università, la prigione inglese, pesa per 24. Non mi ricordo se Nunzio Barbarossa mi avrebbe detto ha fatto tutto con i napoletani, non ha più bisogno, o me l'ha detto direttamente. In questo minuto non mi ricordo, però ho avuto detto che aveva risolto tutto con i napoletani, ma non mi ricordo da tutte e tre voci
tra Bernardo Brusca, tra Nunzio Barbarossa, Mario Pippo Calò, chi me l'ha detto, comunque sapevo questo e si è chiusa, però non sapendo di che cosa si trattava. Senta, lei ricorda, le faccio una domanda specifica, se Barbarossa le abbia chiesto trovava sì, questo sì, paese? Quando per telefonata sì, me l'ha chiesto, perché non c'è Barbarossa, eravamo rimasti quando io ero fuori, lui chiamava Legnetterra, anche che si scherzava, mi diceva sei menso inglese, se ero al mio paese. Ma erano proprio i più intimi per sviare anche un po' la situazione, se mi chiedevano, no, sono vicino, no, sono al mio paese, ma se c'è urgenza vengo, insomma. Senta, io debbo anche ricordarle, quindi come contestazione, che dopo questa prima telefonata lei ha parlato anche di una ulteriore chiamata che ha effettuato per cercare Barbarossa e in particolare dice, a pagina 6 del verbale già ricordato, richiamo Nunzio Barbarossa e mi dice che la seconda volta mi dice che non aveva visto Mario. Comunque andiamo avanti 2 giorni, 3 giorni. E poi, un po' più sotto, ha dichiarato di avere chiamato, testualmente, lo chiamo a casa Barbarossa il 18 giugno. Presidente, c'è opposizione. E mi dice... Presidente, c'è opposizione. Prima si farà... si chiederà se ricorda questa telefonata e poi si ricorda, la data. In questo momento, in questo modo è stata suggerita la data della telefonata. Si ricorda anche il contenuto, Presidente. Cerchiamo di magari anche cercando di capire perché si ricorda delle date. Come fa? Ricordarsi a distanza di 23 anni che giorno si tratta. Se no depositiamo il verbale, buonanotte. Depositiamo il verbale e facciamo prima. State calmi, non mi pare che sia volutamente cercando di frodare. Cerchiamo di presupporre la buona fede, di presumere. Quella si presume sempre. Però mi pare che invece dalla vostra agitazione non si direbbe. Cerchiamo di fargli prima la domanda, Pubblico Ministero. Gli ho fatto più volte la stessa domanda. Sulle telefonate. Ecco, adesso appunto una volta quindi che io ho ricordato le altre c'era due telefonate. Una volta ha parlato di 3 telefonate nel corso delle dichiarazioni. Ecco, a questo punto vediamo se lui si ricorda di queste ulteriori telefonate e poi gli chiediamo quando. Cerchiamo di seguire al massimo, di sforzare al massimo la sua, di sollecitare al massimo la sua memoria, e dopo che lui ha risposto che non ricorda, allora facciamo la contestazione. Bene. Signor Presidente, come ho detto prima, c'è stato un giro di telefonate, ce n'è tanto. Dopo 23 anni non mi posso ricordare se è stato di pomeriggio, la sera. C'è stato un giro di telefonate proprio in quel periodo che non sapevo di che cosa si trattava, ma poi quando si è chiarito mi sentivo con Barbarossa una volta ogni tanto se io dovevo cercare qualcuno di loro o davo appuntamenti là, ma in quel periodo ci sono state tante telefonate, ma non posso stabilire. Andiamo avanti. Prima ha parlato di 2 telefonate, non ha parlato. Allora, adesso ci arriviamo per un'altra via. Del 1992. Dove si trovava, signor Di Carlo? 92? 1982. Nel giugno dell'82. Che 92 mi ricordo, come ho detto prima, le chiamavo università, ci sono stato fino al 96. Comunque, allora. Giugno 1982. Giugno 82, ma c'è stato un periodo che ero a Roma, in quel periodo proprio. Va bene. Allora, come mai si trovava poi, a Roma? Cosa è legato il suo ricordo della presenza a Roma? Ma è legato perché mi ricordo quando è spuntata nel 92 proprio questa notizia nei giornali e io ero sì signor giudice, sto parlando 92, come ho saputo la notizia che io ero
ero in prigione e ho letto la notizia che il caso Calvo, che ero indagato, comincio a prepararmi dove ero io nell'82. Ecco, sì, signor giudice, per questo vado nel 92, perché fino al 92 che si ricordava di queste cose. Poi quando ho sentito la notizia, come chi ha passato sempre dei problemi giudiziari, non molto veramente, ringraziando a Dio, questa cosa dell'Inghilterra, uno si comincia a preparare per vedere dove ero in quel periodo, dove non ero, chissà una cosa andava avanti. E cercando sia come American Express, sia per il periodo che io stavo, avevo casa io a Roma, avevo un piccolo appartamento che quando venivo andavo a dormire là, ho cominciato e ho ricostruito che io in quel periodo ero a Roma una settimana, due settimane, anche perché c'era un'altra cosa pure che in quel periodo avevo organizzato. E mi ricordo che ho fatto delle telefonate giù a Catania, a Nitto Santa Paola, e corrispondevo con quel periodo, per questo mi sono ricordato dove ero. Sì. Allora, lei ha parlato della American Express e di telefonate fatte giù a Santa Paola. Sì. Allora, cerchiamo di essere un po' più precisi e di spiegare alla Corte che cosa significa l'American Express, perché ha pensato all'American Express, che cosa ha fatto. Ma quando, ma non solo l'American Express, poi mi ricordavo che avevo avuto io una telefonata con Catania e mi ricordo quando ero proprio dal mio appartamento, telefonando a Catania mi danno pure la notizia che avevano ucciso, avevano fatto una strage di tre carabinieri e un detenuto in via Circolo, un catanese, era un avversario di Santa Paola, che si doveva uccidere un certo Alfio Ferlito, e avevano ucciso tutte nella macchina. E mi ricordo che la mattina hanno telefonato, erano contenti e allegri, e mi hanno detto, sai, dice che finalmente ce l'abbiamo tolto. E mi ricordo quel periodo, anche di questa data, infatti quando io ho cominciato a vedere se ero a Roma, se ero in altri posti e cose, ho chiesto quando era successo questo fatto di Ferlito, e infatti quando mi hanno detto la data di Ferlito mi ricordavo, detto, ero in quel periodo, ero a Roma, perché io mi ricordavo bene da dove avevo chiamato. Sono tutti punti che mi ricordo che ero due settimane. L'American Express, scusi, prima di passare all'American Express, allora, questa strage che è nota, sì. Ci dica, ecco, dove è avvenuta, per quello che ha saputo? In via Regione Siciliana a Palermo, che si va da, come direzione verso Trapani. Nella circonvallazione? Circonvallazione. Allora, questa, cominciamo a mettere dei punti fermi. Questa strage, come notorio, è stata commessa il 16 di giugno del 1982. E io ero sicuro lei era a Roma. Allora, vediamo di capire adesso con chi lei ha parlato al telefono. Io ho parlato con Catania, col vice di, ma anche con Nitto Santa Paola, però. Il vice chi è, scusi? Il vice era Francesco Mangione, Ciuzzo chiamato, perché era lui che aveva il rapporto con, stavamo organizzando, stavamo quasi, era a compimento andato, una nave di Ascici, io finanziavo una nave di Ascici, anche loro, e mi teneva informato che era partita di Beirut e la nave che stava rientrando nel Mediterraneo, nel Tirreno, per poi attraccare a Catania per scaricarla. Cioè eravamo in contatto così e lui mi ha dato proprio la notizia, prima a Ciuzzo e poi ho sentito a Benedetto Santa Paola, chiamato Nitto, pure a lui per telefono, ma Ciuzzo proprio, Mangione, Francesco Mangione, mi ha dato la prima notizia ed era contentissimo, per questo mi ricordo, anche perché sapevo tutta la storia di Ferlito, sapeva la storia della guerra di Cosa Nostra che avevano a Catania, perciò ero stato io a Catania di organizzarle come famiglia, di avvicinarle con Leonesi, insomma ero come un
come dire, punto fermo per i catanesi in contatto con Totò Riina. Sì. Senta, lei ha parlato di stupefacente che proveniva da Beirut. Ecco, vuole spiegarci chi era interessato a questa importazione di stupefacente? Ma ero interessato io, visto che ero latitante e non potevo fare più attività da un po' di anni, perché io avevo la mia attività trasporti, una società di trasporti, e io avevo dei locali chiamato Castello, dove c'era sala congressi, discoteca, ristorante di lusso e quello meno lusso con pizzeria, si servivano cantanti, insomma avevo fatto veramente e andava benissimo. Non potevo più avere una piccola costruzione, ero latitante, e allora Nitto Santa Paola, perché non ti metti un po' di soldi e facciamo una nave? Allora, ma io non l'ho vista mai, non l'ho toccato mai io, con gli occhi ho visto mai dei sascici, che cosa era, però mettevo per dire 500.000 dollari, e poi ci pensavano tutto loro e ne ricavavo doppio, ne ricavavo triplo, dipende come andavano le cose, come si potevano perdere. Sì. Senta, ricorda se è accaduto qualcosa di particolare in ordine a questa importazione di stupefacenti? Ma è accaduto, ne sono accadute due episodi veramente, se non so per che cosa parla, cioè dico l'uno e l'altro. Ecco. I Caruana, sapendo che stavo facendo questo, e i Puntera, mi hanno detto se potevo favorire un giovane che abitava verso Varese, mi ricordo, un parente di loro lontano, se ci potevo farci dare un 300 kg, 500 kg, se andavano a prendere a Catania lui stesso. È andato e poi mi ha raccontato un po', non lui, i Caruana, come si era svolta la cosa, però a Roma è stato fermato dalla Guardia di Finanza e l'hanno arrestato, e questa è la prima perdita, però hanno pagato. Perché? Poi a me mi chiede pure un'altra cortesia. Scusi, su questo punto qui... Questo c'è, a me non so se è la risposta che voleva lei. Sì, ecco, su questo punto vorrei che fosse più preciso. Allora, è stata chiesta questa cortesia di... consentire alla questo soggetto vicino di Caruana di entrare nella vicenda, in questo affare, ecco, di aiutarlo in qualche modo. No, come si chiama questa persona, se la ricorda? È che si ricorda, era un parente di loro, non so, parente acquisito. Vito è il primo nome, ma il secondo non me lo ricordo più. Sa se il nome fosse, il cognome fosse Genco? Sì. Allora, Vito Genco, l'abbiamo provato, risulta agli atti, abbiamo prodotto il verbale di arresto e di sequestro, è stato arrestato il 9 giugno 1982 nell'area di servizio di Frascati, mentre trasportava un carico di hashish di poco più di 600 kg. Questo dato, questa risultanza, le consente di essere più preciso per stabilire dove si trovava in quel momento lì? Cioè il 9 giugno, il giorno in cui c'è stato questo sequestro e il contestuale arresto, lei dov'era? A Roma, il giorno prima mi sembra che ero arrivato. Ecco, lei era venuto a Roma per quale motivo? Quali erano le ragioni che l'avevano indotto a venire a Roma? Ma a Roma io venivo sempre per molti motivi, anche perché avevo casa, c'ero abitato sempre da tanti anni, e venivo sempre sia per incontrare qualcuno di Cosa Nostra, sia per sapere, sia perché mi incontravo con i Caruana, con Trera, e anche di qua, stando qua, mi veniva più facile scendere a Catania o a Canecattì, che avevo il capo di Canecattì, andamento dell'intimo amico come Cosa Nostra, amico personale, scendevo, i puntamenti non le davo certamente a Palermo, a Roma veniva più facile, o a Roma mi veniva più facile andare a Napoli nei nuvoletti,
nella famiglia di Napoli o quella provinciale che era fuori Napoli. Sì. Senta, lei ha conosciuto Liborio Contrera? Certo che l'ho conosciuto. Ecco, lei ricorda se sia vivo, se sia morto e se è morto quando è deceduto e dove? Mi ricordo sì, è morto nei miei braccia, come si suol dire, perché era all'ospedale di Londra, l'avevo fatto ricoverare, si doveva operare, ma non ci è arrivato, era morto qualche giorno prima di operarsi. E l'ho visto morire, ci ho chiuso io gli occhi. Ecco, è morto, ha detto, nelle sue braccia. E dove modo di dire, va bene. Modo di dire, non sì, è sì, giusto. Ho usato la sua espressione. Sì, prego. Per chiederle questo, dove si trovava lei quando è morto Liborio Contrera? A Londra, all'ospedale di Londra. Uno degli ospedali, perché ce n'è tanto, non mi ricordo il nome preciso, ma era uno dei più grandi ospedali. Ecco, si è accertato che il giorno del decesso di Liborio Contrera è il 27 maggio del 1982. Quindi il 27 maggio del 82 lei ha detto che si trovava a Londra. A Londra. Lei ha fatto qualcosa dopo che è morto Liborio Contrera? Dopo la morte di Liborio Contrera sono venuti qualche parente, però fratelli mi sembra non ce n'erano, è venuto un nipote. Comunque ho dovuto fare tutta la pratica per poter mandare la salma in Italia. E ci è voluto circa una settimana tra certificato di consolato e altre cose, però se l'ha sbrigato tutta la situazione, che ci sono uffici di pompe funebri, quale chiamiamola, non mi ricordo come si chiamano in questo minuto, se l'hanno sbrigato tutto loro e ho pagato. Quanto ha pagato? Se lo ricorda più o meno? Non mi ricordo, per essere sincero, comunque era una bella cifra. Ho pagato, ma io avevo i contatti con il fratello Pasquale che si trovava a Roma, ad Ostia. E quel parente che c'era, non so se era venuta la moglie, che era venuto, non mi ricordo, comunque c'era gente di paese un po', certamente parenti intimi che piangevano, non sapevano cosa fare, ma erano spaesati, ci ho detto è inutile che fate qua, perché è morto là, lo vanno a chiudere in una cosa, neanche si assiste in una casa, lo vanno a chiudere in un reparto dove tengono per una settimana i morti, tutte le ingresse fanno così, non c'è funerale l'indomani come facciamo noi, ma deve passare una settimana che questo va in una sala. E ho detto che fate qua, spaesate, non parlavo in inglese, no? L'ho messo sull'aereo e se ne sono tornati. Me l'ho sbrigato tutto io, ho pagato tutto. Quando è morto è partito, poi io l'indomani, non mi ricordo che cosa, perché sono tornato, sono sceso a Roma, non mi ricordo, è passato, sia una settimana per farlo partire. Non so se io ho perso un'altra settimana o tre giorni, quattro giorni, non mi ricordo, dopo vent'anni. Per aiutare i suoi ricordi, le faccio presente sì, che l'autorizzazione alla traslazione della salma di Liborio Contrera è del primo giugno del 1982. E quando è morto lui? Lui è morto il 27 maggio 82. Allora, detto, il primo giugno c'è stata l'autorizzazione alla traslazione e il 3 di giugno la salma di Contrera è stata tumulata nel cimitero di Siculiana. Allora, lei ha detto che ha curato questo trasferimento della salma sì, che è arrivata prima a Roma. Ecco, vuole dirci, ecco, alla luce di queste coordinate temporali che le ho dato, quindi 27 maggio, 1 giugno autorizzazione, 3 giugno 1982, può dirci quando è venuto a Roma?
Ma gliel'ho detto, dopo 3 giorni, una settimana, non posso dopo 25 anni, quanto è 23 anni. Comunque sono venuto dopo, che già avevano fatto pure il funerale giù, perché io scendendo a Roma sono andato a farci cordoglianze di presenza, pure che ci eravamo sentite per telefono, ho fatto tutto ai fratelli, nipote, moglie, figlio che conoscevo, bambini, perché ne aveva ancora figlie in tenera età, aveva una ragazzina, mi sembra 11 anni. Ecco, sempre per aiutare i suoi ricordi, sì. Faccio presente, ed è già agli atti come prova documentale, che dall'estratto conto relativo all'impiego della sua carta di credito, American Express, risulta il 22 maggio del 1982 una spesa di 287.000 lire in relazione all'acquisto di un biglietto Air France Parigi-Londra. Operazioni effettuate da Francesco Di Carlo e Giuseppa Di Maio, per i cui pagamenti è stata utilizzata la carta di credito numero 3732-7257-88-31005 dell'American Express. In ogni caso si è appurato che Francesco Di Carlo aveva una carta di credito American Express e vi era anche una carta supplementare della moglie, comunque sempre della carta principale del Di Carlo. Ecco, questo ulteriore dato può aiutarla a rievocare le modalità con le quali è venuto in Italia, è venuto a Roma? Quando è stato questo? Mi scusi, questo acquisto è del 22 di maggio. Mi rendo conto che a distanza di tanto tempo è estremamente difficile, però ecco, con questi dati probabilmente può cercare Io non lo so se già ero a Londra e sono andato in Francia, perché io ci andavo pure a volte per passare un weekend così e ritornavo in Inghilterra e poi tornavo in Italia. A volte usavo, specialmente se le compravo là i biglietti, usavo la mia. In Italia era più difficile usare la mia American Express, potevo usare quella di mia moglie perché ero sempre io il titolare, però era lei che la usava. Se mi parla della Francia, io tante volte, ce ne saranno tanti viaggi, perché in Inghilterra il tempo è come la Francia, tante volte non sopportavo quella cappa di grigio e me ne andavo a farmi il weekend a Parigi. Ecco, la domanda, cioè questa indicazione temporale era volta a capire se lei poteva in qualche misura associare questa spesa al tragitto di avvicinamento a Roma. No, ma io quando facevo il viaggio facevo diretto per venire a Roma, era difficile proprio, a meno che non avevo qualcosa da fare, come una volta da Roma mi ricordo che sono andato in Svizzera a trovare uno dei Caruana che abitava là e poi di là me ne sono andato a Londra, ma non facevo avvicinamento, non facevo il latitante sotto la macchia perché avevo un buon passaporto, avevo buoni documenti e cose. Buon passaporto vuol dire un passaporto con generalità diverse, falso? Ma non era falso, era meglio di quello mio, visto con quello mio potevo avere problemi e con quello non ne avevo. Era uscito proprio dalla questura e avevo cambiato un numero di nascita e anche un altro luoco dove ero nato. Invece di essere nato ad Altofonte ero nato a Palermo, già cambiava tutto. Però il cognome l'avevo tenuto, nome e cognome. E per quanto attiene al nome, il nome lo aveva integrato? Sì, il nome, Francesco Di Carlo. Sì, c'erano aggiunte... Mi sono fatto un anno più giovane e visto che abitavo a Palermo, ho messo quella di Palermo nascita. Non che l'ho messa io, l'hanno fatto bene. Ecco, prima di passare oltre, io vorrei che puntualizzasse un dato. Già la domanda gliel'ho fatta, ma vorrei che lei fosse ancora più preciso. In relazione all'importazione di stupefacenti da Beirut,
e all'arresto e al sequestro di Tito Genco. Le persone interessate, vuole dire chi erano a questa operazione? Sull'Hashish? Sì, sull'Hashish. Ma interessate ero io, che sotto l'invito dei catanesi, di Nitto Santa Paola, perché ci teneva tanto con me, ci tenevano, e questo Ciuzzo, poi tra di loro, certo, mettono ognuno, perché se una cosa viene a costare, non so, $1 milione, ne l'avranno tutti, va bene. Poi tutta la famiglia, ognuno raccoglie i suoi, e io avevo una buona parte, come dicevo, e poi c'era che era specializzato questo Ciuzzo Francesco Mangione, perché prima contrabbandava con le sigarette, poi le sigarette non andavano più e si è specializzato a fare qualche nave, commercio lui lo chiamava, non era traffico. Senta, lei ha parlato prima di Francesco Mangione, sottocapo della famiglia di Catania, sì. Sa se egli fosse interessato, coinvolto in questa attività? Ma era il titolare di questa. Volevo che precisasse. Sì, detto, l'esperto era lui. Ecco, senta, lei sa se Giuseppe Calò fosse interessato a questa attività, a questa importazione specifica? In questa specifica? No, in questa no. Specifica. Che poi io sappia, perché a volte non so tutti i soci che c'erano. Io conoscevo Nitto Santa Paola per fiducia di denaro e a Ciuzzo Mangione. Poi sì. Non so l'altre 300, 200 o 110 persone che c'erano, che erano i soci. Però a lei non risulta che a il me, fosse... A me no. Senta, lei ha fatto menzione ad operazioni con l'American Express in precedenza. Sì. Ecco, vuole dirci che cosa... Ricorda sul punto che tipo di operazione ha effettuato? Su che cosa, mi scusi? Lei nell'esporre quali erano gli elementi che le consentivano di ancorare il suo ricordo alla presenza nella città di Roma nel mese di giugno, ha prima menzionato l'American Express, sì, e quindi operazioni compiute con l'American Express. Perché quando sono stato a Roma, poi facendo mente locale, cercando, perché mi preparavo, come dicevo poco fa, quando ho sentito la notizia che mi volevano indagare per questa situazione, mi sono ricordato che era salita mia moglie da Palermo e era venuta un po' di giorni a Roma, perché avevamo casa, sapendo che io ero qua, e avevamo fatto un giro così, che si era comprata delle cose e avevamo comprato con l'American Express qualche cosa. Qualcosa io pure mi ero comprato e lei, di cui passando da via Veneto mi era piaciuto un maglione di cotone, però che a Londra, siccome fa sempre fresco, poteva essere anche utile, e mi ero comprato un maglione, una camicia in via Veneto. E sì. Questo mi ricordo. Lei che cosa si è comprato? Una specie candocan, non so, un maglione, come si chiama, che si abbottonava davanti. Si poteva mettere anche che era estate, si poteva mettere nelle serate che faceva fresco. Senta, allora, la informo, già vi sono gli atti prodotti come prova documentale, che questa operazione, attraverso la memoria di spesa, è risultata essere stata effettuata il 10 di giugno. Il 10 di giugno a Roma, presso un negozio ubicato in via Veneto, presso esattamente la boutique Caviglia Uomo. Ecco, quindi questo giorno lei era sicuramente Roma, è giusto dire questo? Sì, sì, ma ero anche il giorno 9, perché mi sembra che poco fa abbiamo detto una data della morte di Alfio Ferlito, quando io ho telefonato, che infatti il giorno prima ero pure a Roma. Ecco, lei anche 10 a Roma. Lei ha detto che vi era sua moglie quando avete fatto questo acquisto alla boutique. Sì, sì, infatti sì, allora, le chiedo, lei ricorda se Contrera o parenti di Contrera avessero un'abitazione in prossimità di Roma?
A Ostia avevo un appartamento di cui io ci ho mangiato tante volte, ci ho dormito pure. Lei ricorda di essersi recato presso i familiari di Contrera? Ecco. In quel periodo lì, ecco, in considerazione della morte di Contrera? Sì, sì, anche perché, ecco, andiamo, mi apre un po' la memoria. E mia moglie anche era salita per questo, siccome conosceva i familiari di Contrera, i Caruana, le mogli e cose, c'era molto, è salita e ci siamo andati a fare condoglianze, anche quando io già l'avevo sentita, avevo fatto tutto per questa persona che era morta, però mia moglie, che tante volte loro si adoperavano per andarla a prendere all'aeroporto, sapendo che io ero latitante, chissà qualcuno seguiva mia moglie, insomma avevamo un po' di obbligo, nel senso buono, e siamo andati a farci le condoglianze anche con mia moglie. Ecco, ora le chiedo questo, adesso che abbiamo lei, una volta che è venuto a Roma per seguire la questione relativa al decesso a Contrera e sino a quando ha parlato poi con Francesco Mangione, con Santa Paola, si è sempre trattenuto a Roma? Ma non mi ricordo fino a quando. Allora, abbiamo detto che abbiamo parlato, ecco, voglio essere più preciso, cioè da quando lei è venuto in Italia dopo il decesso di Contrera, quindi dopo il 27 maggio 82, e sino alla strage della circonvallazione o comunque a quando ha parlato con Mangione con Santa Paola, lei si è sempre trattenuto a Roma? Sì, sì, sempre a Roma, per giorni sono stato sempre a Roma. Ecco, una volta che abbiamo chiarito questi punti, vorrei, 16, vorrei che ritornassimo ai contatti dei quali siamo originariamente partiti, con intercorsi con il suo capomandamento, con persone a lui vicine, con i suoi fratelli e con Nunzio Barbarossa e con Calò, per cercare un attimo di specificare, se è in grado, meglio, con maggiore dettaglio, l'epoca in cui sono intercorsi questi contatti. Quindi vorrei che ripartissimo, che rispiegasse questi contatti. Ecco, lei come e da chi viene a sapere che Calò la cercava e dove si trovava quando ha saputo che Calò la cercava? Non mi ricordo se già ero rientrato in Inghilterra o ero ancora qua, perché sono a distanza di giorni, una settimana, non mi ricordo, non so io il giorno preciso che sono rientrato in Inghilterra, se sono rientrato in Inghilterra, perché non so se sono andato in Svizzera, se mi sono fermato qualche giorno a Parigi. Non mi ricordo. In aiuto alla sua memoria, prego, posso dirle che, quindi come contestazione, che lei ha parlato del suo rientro a Roma fornendo delle date, parlando di 18, 19, 20 giugno. Ha detto di essere ritornato da Roma a Londra. Questa è stata la sua dichiarazione, che io le ricordo. Che io penso è così, però non meno posso essere sicurissimo, perché ho cercato io giorno per giorno, da giorno 7, 8 che sono venuto a giugno a Roma, perché c'è stato fatto le funerali, c'è stato tutte queste, e uno va cercando le date, c'è stata la telefonata a Mangione e mi diceva il fattore della strage, era un punto fermo che c'è una data. C'è la data che hanno sequestrato a quello Lascis, e c'ha, lei mi sembra mi ha detto pure una data. Ho tutto questo, anche l'American Express e le spese che ho fatto in via Veneto.
ma più avanti non so più il giorno che sono partito, perché se ero in Italia non penso che ho fatto il biglietto con l'American Express, perché in Italia non la usavo io personalmente a quel nome, l'American Express. All'estero avevo una pure American Express in Inghilterra, quella proprio rilasciata là, la usavo, ma io proprio in Italia era difficile usare quella mia proprio. Se c'era mia moglie la usava, tanto che intestata a lei pure che l'originale era mia. Però non arrivo io a sapere quei giorni. Però facendo mente locale, in quei tempi che era più vicino la data di tutto questo, mi ricordo che era 19 o 20 e ero già a Londra. Sì, ecco, abbiamo fatto un progresso, vediamo di essere ancora più puntuali se possibile. Allora, lei ricorda di avere parlato con Barbarossa anche dopo la telefonata che ha avuto con Mangione e con Santa Paola, in cui ha parlato tra l'altro della strage della circonvallazione? Mi scusi, non ho capito. Se io ho parlato di questa situazione a Barbarossa? No, se lei ha avuto un contatto telefonico o comunque dopo, ha visto Barbarossa nelle immediate vicinanze di questa telefonata. Sì, è stato dopo di questo funerale e tutto, perché a Barbarossa mi sembra, non l'ho detto prima perché non c'è stato, mi sembra a Barbarossa, l'ho visto pure nei concerti a Caruana, che è andata a farci cordoglianze perché le conosceva come Cosa Nostra e erano anche amici. Perciò Barbarossa fino in quei giorni, all'inizio di giugno, non mi aveva detto niente. L'ho intravisto, visto una volta che era insomma dopo il funerale, uno non parla di nulla, ci salutiamo, come sta e qua e là. Mi sembra che dopo la situazione dei funerali che ho avuto i contatti per sentire Barbarossa. Quando le ha detto quindi dopo il funerale, dopo che è venuta la salma a Roma? Sì, dopo tutto questo, sì. Che avevo telefonato con Catani e tutto. Infatti io non mi ricordo più se i primi telefonate sono stato quando stavo partendo, se già ero arrivato stesso giorno a Londra e mi hanno rintracciato. Non ho palle d'idea perché è in giro di giorni. Sì. Senta, lei quando è stato sentito il 5 settembre del 96 e poi anche in seguito nel corso di più di un verbale, lei ha parlato di tre telefonate. Allora, la terza telefonata l'ha collocata il 17 o il 18, lei ha collocato il 17 o il 18 giugno, lei ha collocato una delle telefonate, anzi la terza telefonata, le altre due le ha collocate nei giorni precedenti, la seconda, o meglio la prima, è quella che già le ho ricordato, la prima diciamo non l'ha data nel corso delle sue dichiarazioni, però la seconda viene effettuata questa seconda telefonata due o tre giorni dopo la prima e la terza appunto viene collocata il 17 o il 18 giugno. Infatti, come dicevo, conferma queste dichiarazioni? Sì, certo le confermo, infatti sono tutte telefonate dopo, infatti ho detto, dopo che si era svolta la situazione sia di Catania sia del sequestro dell'altro che hanno sequestrato a questo Vito Genco. Vito Genco, sì. Vito Genco. Dopo i funerali che siano stati anche prima,
Infatti, alla fine di tutto questo. Senta, quanto all'incontro con Calò, lei ha detto di averlo incontrato, se non sbaglio, prima, sì, nell'esordio del suo esame, di averlo incontrato a Roma, è così? Sì, proprio vicino il locale di Nunzio Barbarossa. Sì. Lei, io le chiedo questo, ricorda di averlo incontrato anche altrove, Calò, dove ha parlato di questa ricerca che stava effettuando? Ma in quale periodo? Questa... Tipo Calò ci siamo incontrati tantissime volte. Qualche mese dopo, diciamo, questo, l'epoca, diciamo, della commissione dell'omicidio Calvi, ecco, un paio di mesi dopo, lei ricorda di averlo incontrato altrove? Ma anche a Palermo. Ecco. Dove lo ha incontrato a Palermo? Ma non mi ricordo più se era a Termini Imerese, in una fabbrica, sempre di gente di Cosa Nostra. Sì, o di chi era quella fabbrica? Di una società, i Fratelli Gaeta, una fabbrica di ghiaccio e altre cose che avevano, non ho capito mai. Quindi siamo nel territorio del mandamento di Caccamo, è giusto? Sì. Allora, in quell'occasione che cosa le dice Calò? Lei, meglio, ci faccia capire. Sì, ma io... Come si è svolto questo colloquio? Se lei ha detto qualcosa a Calò, se Calò cosa le ha detto? Con Pippo, come ha risposto? Con Pippo Calò, pur essendo ci conoscevamo fine anni 60, anni 60, è una persona educatissima, ci davamo del lei, come lui mi diceva del lei, Franco del lei mi chiamava e io Pippo del lei, e c'erano sempre buoni rapporti. Pippo Calò si definiva, cioè lo definiva Totorrina corleonese, ma Pippo Calò non era corleonese. Io quando parlavo con Totorrina e c'era qualche altro, anche Bernardo Brusca, visto la situazione, perché è stato Totorrina e l'ha fatto diventare capomandamento, si parlava, io lo definivo un po' ambiguo dentro Cosa Nostra, nelle correnti, nei movimenti, in tante cose, azioni che faceva, però lui teneva solo dove si potevano fare denaro e chiunque sia ci affidava denaro. Cioè Pippo Calò era una persona gentile, e gentile pure io ero conosciuto per avere meriti. Non so se erano i miei meriti, più diplomazia di tantissime altre, perché anche io facevo l'amico con tutte, ma fedele ero solo con una partita, che in Cosa Nostra se non si sa gestire, non è che vive tanto. Ma perché lei dice che Giuseppe Calò era una persona ambigua? Cosa intende dire? Perché era ambigua, glielo dico perché... Lui si sentiva corleonese finché tutti i capi si trovavano negli anni 60 in carcere. C'era Totorrina che reggeva la provincia di Palermo, era amico con Totorrina finché hanno fatto 3-4 sequestri di persone a Palermo, pur rovinando a qualcuno, pur sapendo che non si potevano fare sequestri di persone in Sicilia, l'hanno fatto e si sentiva tutto corleonese. Poi sono uscite batalamente Bontate e anche Luciano Ligio, e Triunvirato, che erano quelli che realmente avevano il comando, e è diventato tutto intimo di Batalamente e di Stefano Bontate. Poi andiamo più avanti, un'ambiguità che ha fatto, che poi si è discusso nel mio ufficio, dentro il castello dove c'erano i miei uffici, che ha chiesto di strangolare una persona di Cosa Nostra, che eravamo nel 77, quello era tutto corleonese realmente, era un costruttore di Palermo, un giovane. Chi è che le ha chiesto di strangolare una persona? L'ha chiesto Pippo Calò, i fatti sono così in sintesi, e questa persona aveva disturbato, facendo proposte, alla moglie di uno di Cosa Nostra, di cui... Per regole ferrie non si può nemmeno rivolgere lo sguardo,
a una moglie o una sorella di Cosa Nostra, a meno che una sorella, se tu sei scapolo, te la vai a sposare, ha intenzioni serie, ma altre cose non si può. Dice che questo ci faceva telefonata alla moglie di questo di Cosa Nostra. La moglie l'ha raccontata al marito e il marito, essendo un soldato di Pippo Calò va nel suo capomandamento. A quei tempi, al 77, Pippo Calò non era capomandamento, era capofamiglia. È andato da Stefano Bontate, senza dire niente a nessuno, fanno scomparire a questa persona, un giovane scapolo, Angelo, un costruttore, Angelo Graziano. Lo fanno scomparire, quello era intimo con noi, con Leonesi. In quel periodo stavamo attaccando la guerra di mafia, proprio in quel periodo del 77. Con tutta la diplomazia di tutti di Cosa Nostra, Michele Greco principalmente, si è stabilito un po' l'ordine e si è stabilito, che poi l'ho fatto sapere a tutti i paesi, a tutti i capifamiglie, tutti i comandamenti erano là quando si è stabilito, non c'è stato bisogno, che in quel minuto in poi chi toccava uno di Cosa Nostra, diciamo, facendo parte, doveva stabilirlo solo la commissione. Dal 77 in poi, se dovevano uccidere uno che era già facendo parte di Cosa Nostra, non c'era più né capofamiglia né capomandamento, si poteva prendere responsabilità, doveva essere la commissione. Questo è nato. Ma è stato lui andarsene da Stefano Bontate. Tutti eravamo noi, anche con Totuccio Reina, arrabbiate. Un giorno Totò Reina dà appuntamento a Calò, anzi sono io ad andarci a dare appuntamento, lo faccio sapere, e appuntamento dentro il castello da me, all'ufficio, e si mettono a parlare Totò Reina e Pippo Calò tutti e due soli. Io ero fuori, così mi sento chiamare in causa da Pippo Calò, dice, Franco, glielo può dire lei, parlando del suo soldato, se era una persona seria, se aveva messo una calunnia, che questo ci aveva disturbato la moglie, cose come io lo conoscevo bene, conoscevo la moglie, ho detto, per me è una persona seria, però non posso dire, non so. No, dice, perché so che tu lo pratichi come famiglia, come cose, sì, però io lo pratico a modo mio, nel senso del rispetto delle regole e cose. Comunque lui aveva la responsabilità, perché se era veramente un corleonese ce l'avrebbe detto a noi altri, avremmo potuto chiarire, salvare quella persona, mentre lui se n'è andato direttamente nell'avversario, Stefano Bontate, Saro Riccobono e Batalamente, e hanno sciangolato quelli. Da questo poi si è causato che quando c'è stata guerra di mafia sono finite tutte queste persone, nel senso di vendicare Angelo, che era un bravo ragazzo. Per dire, un'ambiguità, perché non era veramente un corleonese, lui è stato così, e posso dire, senza che me ne vuole, c'ha l'ambiguità anche in questa collaborazione, perché leggo nei giornali che si accetta che è della commissione, però non si accetta altre cose, però rifiuta tante cose. Ma lui lo sa che è fuori Cosa Nostra, appena uno accetta che fa parte di Cosa Nostra, ma pure che si accetta che ha rubato un berretto, perché le regole di Cosa Nostra sono queste. Leggo, va bene, e l'ho sentito pure in una videoconferenza, che accetta che faceva parte della Cosa Nostra, però la Cosa Nostra la mette come se farebbero opera di carità, ma non era per mettere pace, non era per stabilire che un giudice in poi era commissione ammazzarlo, perché non si poteva stabilire uno di Cosa Nostra ammazzare un giudice o ammazzare uno di governo, un politico, era la commissione, e lui la definisce la commissione, che era come fosse una cosa, si chiama pacifica, per mettere ordine e pace. E questo dico l'ambiguità, perché non parlo se non ho argomenti. Sì. Senta, lei sa quali persone, o meglio, ecco, quali persone gravitavano attorno a Pippo Calò a Roma? A Pippo Calò gravitavano sia i due più pericolosi killer che aveva lui alla spalla qua e l'ha fatta abitare qua a Roma, perché la decina che c'era a Roma non era sua, faceva parte del suo mandamento di prima, faceva parte alla decina che c'era a Roma e faceva parte alla famiglia di Stefano Bontate, mentre lui aveva due persone veramente
che le comandava per fare qualsiasi cosa, poi usava altre persone, però a livello di delitti no, perché uno di Cosa Nostra va a cercare realmente chi è Cosa Nostra, si fa autorizzare e solo quelle può usare, altrimenti si mette in, come dire, in difetto, la parola più esatta in Cosa Nostra si usa in difetto con Cosa Nostra e poi viene giudicato. E lui aveva due persone per fare azione di uccidere, della sua famiglia propria, del suo mandamento. Uno era capodicina e uno era soldato semplice, abitavano a Roma, era uno Giovanni di Giacomo, se non faccio errore, sì, Giovanni di Giacomo si chiama, di Giacomi, comunque di Giacomo, dove si... E uno era Giuseppe cognome, Pippo, lo chiamano Pippo, Giuseppe, mi arriva stata facendo, perché questo poi è scomparso nella guerra di mafia, perché non lo so perché Pippo l'ha fatto sciangolare. Queste erano le due che avevano, poi c'era una decina a Roma, poi Pippo aveva fatto l'amicizia con la banda della Magliano, con qualcuno, non con tutte, perché non tutte, e ne usava per darci... nel senso, come dire, indicarci, perché chi è della città conosce chi sono i veramente ricchi, chi sono industriali, chi ha potesse appoggiare, perché poi senza nulla offendere i romani, per carità, io parlo di quel settore, vantavano amicizie nei tribunali, vantavano amicizie nel governo, e allora Pippo Calò cercava di usarlo, non so se era la verità o meno, ma questa è la realtà. Senta, lei ricorda se vi erano altre persone vicine a Calò, oltre a queste, nel circuito romano? Il circuito romano io ne ho conosciuti o due o tre. E uno era Balduccio, che questo era il finanziatore, o prendeva i soldi per andare a contattare, a pagare nave di sigarette. Domenico Balducci si chiamava, ai tempi era una persona sui 38 anni, 35, non mi ricordo, più o meno. Lei l'ha incontrato, lo ha visto? Sì, sì, l'ho visto più. Dove di lo ha visto? Ma anche a Napoli, eravamo, perché a Napoli ci sono stato a metà anni 70, un periodo che c'era Bernardo Brusca interessato per tutto. Le navi di sigarette, e una volta per motivi di malattie, per motivi un'altra volta per impegni, ci andavo io a sostituirlo, va bene, e mi trovavo là, e allora è venuto Michele Zazza, c'era Pippo Calò, era venuto questo Balduccio, c'era un altro, non mi ricordo chi era, me l'hanno presentato come persona così, e mi hanno detto chi era e tutto. Di dove era questa persona? Di Roma. Aveva accento romano anche. Non ricorda il nome? Domenico Balducci, mi sembra si chiamasse. Domenico, sì, oltre a Domenico Balducci c'era. Ma c'era un altro, non mi ricordo, non so se sarebbe Dio Leve, una cosa così. Dio Tallevi vuole Dio dire. Dio Tallevi, Comunque questo era il gruppo sui più intimi, poi ce ne erano tante, c'era gente che conoscevano tante, ma Pippo, non tutti avvicinavano a Pippo Calò. Pure non conoscendo chi era sotto il nome, a meno che non lo sapessero, però quando sentivano il signor Mario era come vedere il Presidente della Repubblica per quella cultura, per quella mentalità. Senta, questa persona che è col Balducci, lo abbiamo parlato un attimo fa, la vuole descrivere? Balducci? No, la persona che era Balducci... Dio Tallevi. Era qualche anno in meno, per quello che sono i ricordi, ma era più alto. Castagno chiaro come capelli. Per quelle che sono i miei ricordi, io sto parlando del 76 di questi incontri là, e sono 30 anni. Nel 1976. Più o meno. Sono 30 anni. Senta, prima di proseguire...
fare una descrizione? Ma per quello che mi ricordo era un castano, per quello che mi ricordo. In grado di ricordare. Vuole dare qualche altra indicazione sull'aspetto fisico? Era più altino di Pippo e più altino di questo Balducci. È più sfilato, sfilato nel senso di corporatura, sì. Non magro, perché non si può dire che quel Pippo è stato sempre uno un po' robusto, l'altro era più bassino. Mi ricordo un giovane, deve avere 30 anni, non mi ricordo. Lei ricorda di averlo visto, o meglio, ricorda di averlo riconosciuto fotograficamente, di Ottalevi? Ma mi sembra di sì. Sì. In effetti lei lo ha riconosciuto nel corso degli interrogatori che ha reso. Lo ha riconosciuto esattamente nel corso del verbale del 12 novembre 1996. Io vorrei anche mostrarle questo album fotografico per chiederle di ripetere quel riconoscimento. No, non c'ho gli occhiali di vista, signor pubblico ministero. E allora sapevo, diciamo, venivo fornito. La prossima volta, perché ritengo che oggi non si potrà ultimare il suo esame, le mostrerò l'album fotografico che già peraltro ha visto nel corso dell'interrogatorio di cui dicevo, durante il quale ha riconosciuto fotograficamente la persona. Adesso ritorniamo a quanto si stava dicendo. Di portare gli occhiali la prossima volta. Sì, certamente. Lei, devo ritornare un attimo indietro, lei ha dato delle indicazioni in precedenza in ordine all'incontro avvenuto a Roma, con Calò abbiamo parlato dell'incontro avvenuto a Termini Imerese. Ecco, però non mi pare che, sebbene io le abbia fatto la domanda, sia emerso il contenuto di quel colloquio. Chiedo scusa alla Corte, ma penso che sia necessario insistere ulteriormente, se del caso anche di porre una contestazione per rinfrescare i ricordi. Allora, a Termini Imerese, lei ricorda se gli ha detto qualcosa, se ha detto qualcosa a Calò in ordine al fatto che si era verificato nel mese di giugno, ecco, in cui, a seguito del quale, ecco, Calò la cercava, lei gli ha detto qualcosa? In quell'occasione a Termini Imerese. Ricordando, non so se è stato il primo stato incontro là che me l'ha detto lui di presenza, o già lo sapevo io che tutto era stato fatto per quello che dovevano fare, non lo so, già da parte di Barbarosso o di chi. Però mi ricordo quando eravamo là ci siamo scusati che non ci siamo incontrati, quella, no, fra, non ti preoccupare, tutto fatto quella. Ma tutto voglio... fatto? Tutto fatto, quello che tutto a posto, va bene, ti ringrazio, ci ho detto sempre a disposizione, perché questo è il cerimoniale di Cosa Nostra, va bene, anche che può essere a volte anche falso, va bene, sono a disposizione, ti ringrazio, qualsiasi cosa, fra, cerchimi, anche io sono a disposizione, anche specialmente era periodo di guerra di mafia. Uno si mette sempre a disposizione, si è gentile, anche quando poi l'indomani, se c'è ordine di prenderlo e portarlo a strangolare, si fa lo stesso. Ma nell'occasione ha detto che ha aggiunto qualcosa, Calò, ha fatto tutto e ha specificato anche... Sì, che non avevo bisogno, ma no, altro non ha aggiunto. In Cosa Nostra è molto delicato le cose, pure che si tratta di una cosa di niente, si tiene sempre scelato qualsiasi cosa. Se uno fa con quella persona si dice, ma altrimenti no. Sì. Senta, riprendendo le fila, stavamo parlando di Calò e delle persone che erano vicine a Calò. Vorrei chiederle, lei sa da quali attività
Calò otteneva il denaro? Ah, Calò ne aveva tante entrate. Ecco, quali erano le entrate e che ne faceva di questo denaro? Da cosa proveniva questo denaro? Allora, la prima provenienza di Calò, perché Calò l'ho conosciuto quando era anche commesso in un negozio in Corso Vittorio Emanuele a Palermo. Poi si era aperta una carnezzeria e i tempi erano quelli che erano, senza offesa, no? Che si viveva, va bene, anzi, confronta l'altra gente, cittadine normale, magari quello di Cosa Nostra qualche cosetta in più. Però erano altri tempi. Poi anni 60, avendo il comando Totò Riina, perché tutti erano in carcere, perché c'erano i processi, la reggenza della provincia di Palermo l'aveva Totò Riina, ci viene la felice idea di mettere a fare sequestri. Infatti in giro di poco tempo fanno 3 o 4 sequestri, comincio pure a dircelo, quelle di Cassina, e quello di un certo Vassallo, costruttore che ha costruito Mensa Palermo, e un certo Traina e un altro, non ricordo, insomma sono passati anni. E di là i miliardi hanno lo spunto di poter cominciare a comprare nave con un suo soldato che sarebbe Spataro, Tommaso Spataro. E aveva nella famiglia di Pippo Calò, aveva dei soldati che erano specializzati nel traffico, un certo Lamantia, Nunzio Lamantia, che erano i più attrezzati di tutta Cosa Nostra di fare traffico di sigarette. Ai tempi andavano, traffico cosa era? Avevano le navi, andavano a farle caricare, loro non si muovevano e si fermavano nelle acque fuori di acque territoriali, poi i motoscafi portavano a terra questi cassi. Ogni nave ne faceva 40.000 cassi, 50.000, era un buon risultato. Di là hanno cominciato a fare soldi, però pure guadagnando con le sigarette e tutto. Il Pippo Calò era latitante quando è stato questo sequestro Cassina e altro, perché c'era stato uno della sua famiglia che aveva parlato, però era stato classificato un pazzo, ai tempi non ci credevano, le corte a Palermo, e un certo Vitale, chiamato il pazzo, della sua famiglia, e lui ha dovuto andare latitante. Latitante se ne sale a Roma, a Milano, faceva Roma a Milano, stabilendosi a Roma con tutti i miliardi, poi ha cominciato, avendo guadagnato molto bene, a fare sequestri pure a Roma. Me ne ricordo uno o due, e aumentavano i capitali. Come ha saputo che Calò effettuava dei sequestri o era coinvolto nell'effettuazione di sequestri? Ma solo che lo sapeva, a parte che lo sapevamo che era perché poi doveva tirare dentro qualcuno di Cosa Nostra e anche dare alla dirigenza di Cosa Nostra qualche cosa, perché mi ricordo una volta Totò Riina dice queste le manda da Roma e ha diviso qualche cosa un po' per tutti. E sapevo questo, ma a parte tutto c'è un caso, quando Tommaso Buscetta ci dice tu hai dato a mie figlie 10 milioni di lire, erano 10 milioni una volta, venute dal sequestro Ambellini, una cosa così. Sequestro Ambellini. Ambellini. Ci hai dato 10 milioni, ci hai fatto andare in galera, o stavano andando in galera perché non sapevano come giustificare. Tu questi soldi ci dovevi dare, perciò già uno è chiarito che c'era proprio a lui, ma a parte lo sapevamo in Cosa Nostra, non tutti, ma quelli più in alto in grado. E i miliardi diventano tanti, da tante cominciano a avere idee, perché se ci metti in società non c'è un collionesse proprio, sarebbe Lorenzo di Gesù, che era dalla mandamento di Caccamo, era un collionese di ferro perché era amico intimo nostro. Totò Riina ci mette parte, si ci mette poi, che era il suo diretto capomandamento, era Stefano Bontate, perché poi abbiamo fatto diventare a Pippo Calò capomandamento, ma lui dipendeva di Stefano Bontate. Si mette poi a tutti i capi della commissione, anche compreso Michele Greco, e all'inizio anche
batalamente. Mettevano soldi, rilasciavano soldi, questi soldi diventavano miliardi e poi investiva in altri modi. Infatti si cominciano a costruire villaggi in Sardegna, comincia a costruire in società palazzi a Palermo e questa era la partenza di Pippo Calò. Senta, lei sa se Calò abbia effettuato degli investimenti anche fuori da Roma? Nell'affermativa ci dica dove sono stati effettuati questi investimenti e chi erano le persone che erano cointeressate a questo affare, a questi affari. Siccome in Cosa Nostra quando un altro diventa troppo ricco e poi non abbraccia tutta Cosa Nostra, altrimenti dovrebbe abbracciare 10.000 persone nella provincia di Palermo, c'è sempre chi si lamenta, anche in famiglia, c'è chi si lamenta che ne vede di meno soldi, c'è chi... e nascono sempre discorsi e c'è stato qualche altro discorso di chiarimento, perché i discorsi ne nascono sempre e allora per evitare, mi ricordo un giorno hanno fatto la commissione, ha fatto una commissione di inchiesta interna per controllare nei mandamenti se c'è qualche scontento, che cosa c'è nelle famiglie, cose. Chi poteva essere meglio per sapere i fatti degli altri? E allora Totò Riina ci fa mettere all'ambito della commissione Bernardo Brusca, Ciccio Madonia e un certo Nene Geraci, tutti colonnesi di ferro, autorizzati dalla commissione provinciale di andare girando per sapere se c'erano scontenti. E io ero quello che andavo accompagnando e ascoltare e prendere appunti e vedere. E mi ricordo che si lamentavano perché Pippo Calò a Cettuni soldi ce ne faceva, però coprivano sempre, perché i soldi erano pure di chi comandava veramente, di Reina, di tutti questi. Nei discorsi uscivano, lui si sta facendo villaggi con Di Gesù, con carbone, un certo carbone in Sardegna, lui fa società, mette soldi dovunque, c'erano tutte queste lamentele. E c'era pure i palazzi che costruiva a Palermo, che a Palermo non che costruiva solo nel loro territorio, al minuto che andava in altri mandamenti si chiede permesso anche quando è di Cosa Nostra, e allora si viene a sapere che in società c'era Pippo Calò e la commissione, e se era nel mio territorio si veniva a dire non ci fare pagare niente perché Pippo Calò è in società con Su Michele, con Totuccio Reina o con altri. E così si sapevano tutte cose che appartenevano a Pippo Calò. Senta, lei ha menzionato Carboni adesso. Vuole dire che cosa sa di Flavio Carboni? Posso sapere poco e niente io, nel senso perché di Gesù ne parlava e molto di questo Carboni, che era il socio in Sardegna, che era un uomo d'affari, un uomo molto preparato nei business, come dicono in inglese. Senta, lei sa quali erano queste capacità di Flavio Carboni? In che cosa era bravo Flavio Carboni, secondo quanto le ha raccontato Lorenzo Di Gesù? Ma diceva che aveva rapporto con chi dovunque arrivasse, aveva rapporti, aveva legame, che svolgeva tutto. Questo con Di Gesù, va bene? Ma uno non va a approfondire quanto ci hai messo, non ci hai messo, perché per carità, no? In Cosa Nostra si parla, ma mai deve chiedere una cosa diretta. Sì. Non mi sono probabilmente spiegato, ecco. Forse non è stata ben intesa la domanda. Cioè, queste capacità di Carboni, di cui ha parlato Di Gesù, in cosa consistevano? Era bravo a fare che cosa nello specifico, al di là dei rapporti di cui ha detto? Ma nell'investimento, di sviluppare. Infatti loro dicevano che dovevano costruire mezza Sardegna. Va bene, se l'hanno fatto o non l'hanno fatto, non ci sono stato mai. Ecco, sviluppava gli investimenti con quali denari? Con i denari che ci dava Pippo Calò e che ci dava Di Gesù e che tutti, perché non erano tutti di Calò, va bene?
il denaro, perché per quello che mi risulta aveva società che anche nelle navi che facevo con le sigarette, poi hanno cominciato anche con droga e altre cose. E lui metteva i soldi, ma c'erano alle spalle che metteva pure dalla commissione, ed era sempre Pippo Calò davanti, ne doveva dare conto e ragione. Ma quando si parla di una nave di eroina, significa parlare di 100 miliardi, 500 miliardi, di questo si tratta. Non è che era, se poteva fare una l'anno, ma lui era infilato dovunque. Lei sa dire in quale, da quando a quando Flavio Carboni ha svolto questa attività? Chiamiamolo così, in società con Calò e gli altri? Ah, non so quando hanno cominciato e quando hanno finito. Mi ricordo che era fine anni 70, già ne sentivo parlare, però non posso dire quando avevano cominciato, se era prima, metà anni 70. Comunque lei viene a conoscenza di questa cointeressenza, sì, di questi comuni interessi? In quel periodo, perché capita, siccome il castello era nel territorio di Gesù, nel mandamento, ecco, di vuole dire, scusi se interrompo, prego, di quale castello sta parlando? Castello di San Nicola l'Arena, che significa 25 km da Palermo, che è comune di Trabia. Trabia è una famiglia che fa parte del mandamento di Caccomo, Termine Mirese e altri paesini là vicino. Era il mandamento di Gesù, di cui in questo mandamento, tramite di Gesù, Pippo Calò era intimo con i fratelli Gaeta e qualsiasi appuntamento si prendeva là o si mandava a dire qualche cosa. Dico, i tempi erano altri, telefonine non c'erano, allora lui telefonava a Termine per non telefonare a Palermo, visto che erano tanti, e i puntamenti le dava a volte là. Questo castello dipendeva là. Di Gesù mi veniva a trovare, sapendo quanto eravamo anche intimi, essendo collonese di Corrente, perché io sono di provincia di Altofonte, e mi veniva a trovare e parlavamo, e mi diceva, perché ci chiedevo come va, come va, stanno facendo, un mese che non ti vedevo, ho saputo che sei sempre in Sardegna, sì, stiamo correndo perché abbiamo questo, abbiamo quello, però tanto per parlare, non mi interessava, non è come oggi che ci chiederei di più. Senta, chi era il capomandamento di Caccamo in quel periodo? Beh, nel periodo che sono stato Cosa Nostra ne ho conosciuto qualcuno in più, c'era il vecchio Panzica come si chiama, e poi è diventato Francesco Intile, noi altri lo chiamavamo in dialetto, perciò Intile. E lei sa se Antonino Giuffrè fosse un uomo d'onore? Certo, l'ho conosciuto quando l'hanno combinato, proprio nei giorni che è stato a metà anni 70, mi sembra. L'ho conosciuto come soldato e poi so che è diventato capomandamento. Certo, e l'ultimo capomandamento è stato questo Nino Giuffrè. Quindi Giuffrè faceva parte dello stesso mandamento? Sì, di Gesù non ha voluto fare mai il capomandamento, perché lui era più diretto come erede, perché il nonno di Gesù era Panzica, il vecchio capomandamento che è durato per 20 anni, sempre lui capomandamento. Senta, in ordine a come Calò amministrava il denaro provento delle attività illecite, lei sa dire qualcos'altro? Ma io le posso dire in via generale, perché sia Totuccio Reina, sia gli altri, Stefano Bontateo e altri tutti, quando uno dà per dire $1 milione a Calò, un altro ce ne dà 500 mila, conosce a Calò, dico, o vanno bene cosa o vanno male, conosce per quei soldi a Calò, e Calò ne risponde. In Cosa Nostra è così, eh?
Presidenta, lei sa se altri, oltre a Di Gesù, le abbiano parlato di Carboni? Non mi ricordo se anche me ne ha parlato Nunzio Barbarossa, perché Nunzio Barbarossa era più facile a volte sapere una cosa, o anche Michele Zazza. Che cosa le hanno detto Barbarossa e Zazza? Non mi ricordo se si parlava di questo, perché Zazza non è che a lei piaceva molto Calò, perché Calò era diventato più ricco di Zazza. Zazza si sentiva il re di Napoli a livello di sigarette, contrabbando, va bene, una... senza offendere mai la Campania o meno, il napoletano è più aperto nel decantare le sue ricchezze, le sue grandezze, il siciliano è più chiuso, e Zazza lo sopportava molto a Calò. E a volte quando ci vedevamo a Roma, diceva, deve scendere a Napoli, scendiamo, ci sono i nuvoletti, ti vogliono parlare, allora scende con me. E nella macchina cominciava a parlarmi di quello che faceva, stava facendo Calò e tutte queste cose. Però se mi domanda in specifico, dottore, stiamo parlando sempre 25 anni fa. Sì. Senta, Nunzio Barbarossa che cosa le ha detto in ordine a Carboni? Ma non mi posso ricordare specificamente oggi come oggi. Comunque le risulta che, anche perché cioè ricorda che Nunzio Barbarossa le ha parlato di Carboni? Sì, mi ricordo che erano questi quelli che conoscevano. Poi le volevo dire, l'età fa brutte scherze, dopo 25 anni, c'ho più 30 anni. Senta, dalle indagini che sono state svolte, ed è stato già consegnata la relativa documentazione come prove documentali, quindi è una prova documentale agli atti, risulta che lei ha ricevuto una serie di bonifici. In particolare risulta che lei ha ricevuto un bonifico di $100.000 che convertiti in sterline con il cambio dell'epoca equivale a 56.802,24 sterline, e ha ricevuto questo bonifico il 14 giugno del 1982 dal conto acceso presso la Discount Bank Overseas Ltd di Lugano, intestato a Alfonso Caruana, e che è risultato essere stato accreditato in data 16 giugno 1982 su un suo conto corrente intestato acceso meglio alla Barclay Bank Ltd di Londra. Vuole spiegare il perché di questa transazione, da cosa deriva, a cosa è ricollegata? Per quelli che sono i miei ricordi, l'ha fatto dalla Svizzera, perché lui abitava in quel periodo. Parliamo di Alfonso Caruana, giusto? Sentito bene? Sì, stiamo parlando di Alfonso Caruana. Lui abitava in Svizzera in quel periodo, ed era il periodo per quanto ha abitato lui da... Sì, aveva abitato dall'81, mi sembra. In quel periodo lui voleva trasferirsi in Inghilterra, visto che c'era già la situazione a Agrigento, che ci avevano ucciso lo zio, già cominciavano a cambiare, c'era la guerra di mafia e cose,
lui si voleva allontanare e se ne voleva andare in Inghilterra. In Inghilterra, per affittare una casa, per avere i riquari e cose, deve avere qualche cosa in banca, un conto e cominciare a risiedere. Mi ha detto, posso mandare, ti mando questi soldi, poi io di là vedo perché devo girare, perché lui veramente per affittare voleva comprarsela. Ci comincio a girare quando vengo, infatti dopo tempo è venuto, lei ha avuto l'entrata di questi 100.000 dollari, ma c'è pure un'uscita, c'è un'uscita di meno che le do a lui, perché nel frattempo, avendo io l'agenzia viaggi, la moglie e figli ha fatto biglietti nella mia agenzia e poi non mi ricordo, mi sono tenuto qualche 3.700 dollari per i biglietti che avevano fatto i familiari quando ci ho restituito questi soldi. Questo è stato il motivo, perché poi lui si è aperto un conto, ha fatto entrare altri soldi e si era comprato una casa. Sì. Senta, questa somma, parte di questa somma che è stata accreditata, è risultata essere stata congelata per un certo periodo di tempo, circa un anno. Lei ha parlato di una restituzione di una parte di questa somma al Caruana. Da dove ha preso i soldi che ha restituito a Caruana e in che modo glieli ha restituiti? Ma in contanti, mi sembra, in sterline, che poi avevo bisogno di contanti di sterline. E io avevo conto in banca, perché avendo il bureau di change, come chiamano là, che vanno a scambiare chi 2 dollari, chi 100 dollari, chi 50 dollari, perché era vicino alla stazione di Londra, Victoria Station, e avevo un giro anche di dollari, ma non molte, piccole dollari, perciò avevo anche il conto in banca, pure cambiando in dollari. Poi ho restituito gli stellini, mi ricordo, però di meno di quanto ci aspettavano, perché mi ero tenuto, mi ricordo perfettamente, mi ero tenuto e per un periodo abbiamo conservato anche i copie, perché nell'agenzia si conserva, e dei biglietti che avevo fatto Londra e Montreal, perché loro tutti i familiari ce ne aveva tanti là, moglie e figlie, un'andata e ritorno. Ma non penso un anno, se lei guarda l'età, perché non c'è stato un anno, perché è venuto prima, perché lui si è venuto a comprare, certo non so quanto tempo è passato, si è comprato una casa, mi ricordo che ci ha abitato, non so se sono passate 6 mesi, infine che ha fatto l'atto, cose, però un anno, non, per quello che mi ricordo, guarda se c'ha pure ragione lei, che è un anno, però io vado alla mente. Senta, scusa, dove... se non manca molto, quanto manca per le se vuole Presidente possiamo sospendere, sì, cioè, magari completiamo sì, non mancherà molto, però quanto, alla fine dell'esame quanto può mancare? Beh, un po' difficile stimare, però non molto, ecco, ci sono una serie di domande ancora da fare, quindi non è una cosa lunga, insomma, però siccome abbiamo interessato il giudice della Corte di Palermo per la questione del 14, e fino a luna rimaneva il Presidente con il quale devo parlare, quindi facciamo magari una pausa per poter parlare con... Quindi no, dicevo anche come programma, poi quindi non manca molto. Quindi no, sicuramente lo finiamo l'esame oggi. Sì, dico per che ora, per capire se la pausa deve essere una pausa pranzo oppure una pausa breve. Penso, un quarto o 20 minuti. Ah, mancherebbero solo una ventina di minuti? Più o meno, ecco. Ah, quindi facciamo una pausa breve, così poi andiamo via senza fare la pausa pranzo. Va bene, a meno che appunto non ci sono invece le domande da parte dei difensori, se sono in grado di farne già. No, avevamo detto che se voi eravate in grado le facevate lo stesso. Non ho ben compreso se finisce oggi una parte l'esame tutto l'esame. L'intero esame finisce, vero? Ovviamente se la difesa non intende effettuare il controesame, il pubblico ministero si riserva la possibilità per la prossima udienza di porre delle altre domande. Vabbè, loro il conto d'esame lo vogliono fare sicuramente, no? Non oggi. Cioè, se nessuna domanda avete in mente di fare oggi. E quindi a questo punto il pubblico ministero si lascia aperta la possibilità eventualmente. Sì, vabbè, quindi riesame è un diritto, quindi esame, controesame e riesame.
Allora facciamo una pausa breve e poi riprendiamo, va bene, giusto per avere... voi di risolvere la cosa, io comunque Presidente, cercheremo... Scusi, non sentiamo più niente. Mi sente adesso? Sì. Dicevo, c'è un fischio di... Fino a che punto avete sentito? Fino a che momento? Fino a quando lei... Dica. Non abbiamo capito la conciliazione fra le due udienze, lì ci siamo persi. Adesso cercheremo di conciliare, a meno che appunto il signor Calò non rinunci all'udienza di Palermo, insomma questo lo decida lui liberamente, che non vogliamo esagerare nelle cortesie. Va bene, oppure presenze all'altra parte, poi visto che durerà poco passa immediatamente. Cerchiamo di fare così sperando che non sorgano complicazioni nei collegamenti, però cercheremo di organizzarci in questo modo. Va bene, allora possiamo riprendere l'esame del di Carlo. Signor Di Carlo, allora possiamo riprendere. Prego, pubblico ministero può rivolgere domande. Possiamo riprendere allora. Avvocato Amorosi. Allora, signor Di Carlo, proseguiamo con qualche altra domanda. Sì. Allora, dobbiamo affrontare la questione relativa alle famiglie esistenti a Napoli, famiglie di Cosa Nostra esistenti a Napoli. Già ha fornito qualche cenno nel corso dell'esame che si è svolto stamane. Ecco, vuole dirci quali famiglie di Cosa Nostra esistevano a Napoli e con riferimento a quale periodo di tempo lei può fornire informazioni sulla realtà napoletana? Sulla realtà napoletana posso fornire fino fine 82, anche quando poi ne ho parlato verso 84. Di com'era la situazione a Napoli, anche quando a Napoli la chiamano tutte Camorra, c'è stata famiglia di Cosa Nostra, fino a 75 c'era tutta unica famiglia di Cosa Nostra per la Campania, tutta la Campania, fino a 75. E poi nel 75, visto i problemi che c'erano interni alla famiglia di Napoli, che si litigavano tutti, perché c'è chi era di filo Bontate, diciamo come Stefano Bontate, c'è chi era di filo Badalamente, c'è chi era di filo Colleonese, e c'erano sempre lite. E posso dire, essendo là una sera con Totò Riina, che dormivamo nello stesso appartamento, eravamo a Marano, nei Nuvolette, perché questi erano i più vicino a Cosa Nostra dei Colleonesi, diciamo, più vicino a noi altri, perché
gestivano o amministravano una proprietà di Luciano Ligio, era stato anche là latitante, il famoso Luciano Ligio, erano vicino tanto ai Corleonesi. E sapendo tutti i problemi che c'erano, e le lite seguivo e si cercava di mettere pace, un giorno per evitare, premetto, questa famiglia dipendeva solo della commissione provinciale di Palermo, non c'hanno mandamento e non riferiscono a nessuno della Sicilia, di altri mandamenti, solo alla provincia di Palermo. E allora c'erano sempre lì te cose. Un giorno eravamo là di sera, ci ho detto a Totorrina, c'era pure Bernardo Brusca, ho detto, signori miei, ma la Campania è così grande, è quasi quanto la Sicilia, e là ci siamo un sacco di famiglie, ma perché non le dividiamo e facciamo due famiglie? Vedi, Totuccio, cerca di riunire la commissione, parla prima con Stefano Bontate, parla con tutti, anche con Michele Greco, che principalmente, e vedete di sistemare. Dividendola, chi vuole andare con la provincia, diciamo, fuori Napoli, con i Nuvolette, sta con i Nuvolette. Chi vuole rimanere nella famiglia di Zazza, che era Salvatore Zazza, fratello del più famoso Michele, il capofamiglia, rimane con Ture Zazza. E si dividono. Dice, ma sai che è un'idea? E da qui si è partita, non voglio dire che sono stato l'idealista di queste due famiglie, di là si è partita, la prima riunione che c'è stata, hanno accettato, sono state chiamate tutti a Palermo e ognuno ha dimostrato dove voleva andare e così nasce la famiglia centro di Napoli e sud, centro-sud, e la famiglia dei Nuvolette che abbracciava tutto il Casertano, Campania Nord. E di là le lite sono cominciate a diminuire. Queste sono le famiglie di Napoli. Quella... la famiglia di Nuvoletta e l'altra... l'altra è quella di Salvatore Zazza. Certo. L'aveva detto, no? Salvatore Zazza. Sì, l'avevo detto, Salvatore Zazza. Napoli centro e Napoli sud. Giusto. Napoli centro abbracciava fino a Salerno, diciamo a Campania di Laverline e cose. Mentre quella di Nuvoletta abbracciava tutto il nord e fino a Caserta. Nunzio Barbarossa, in quale di queste famiglie era inserito? Nunzio Barbarossa, essendo uno dei più antichi soldati di Cosa Nostra di Napoli, è rimasto con suo compare Turi Zazza, perché era intimo con i Zazza. Quindi in quale delle due famiglie ha inserito? Turi Zazza, Napoli centro. Senta, lei sa se questa situazione si sia protratta sino a tutto l'82? Fino all'82 sì. Posso dire anche fino all'84, poi quando hanno cominciato più i problemi c'erano prima perché poi è nato i cutuliani, nel senso la camorra organizzata di Cutolo, ce ne hanno uccisi tanti. So fino all'84 quando ha avuto problemi il mio figlioccio, lo chiamano Cumpariello perché l'ho battezzato io, nel senso di Cosa Nostra, ha avuto le liti con i Nuvolette stesso, dopo tante tragedie e cose. Era l'uomo più in vista. E poi l'ho incontrato una volta e mi ha raccontato tutta la situazione. Se n'era andato in Brasile, prima in Spagna era stato arrestato e era uscito, se n'era andato in Brasile, poi in Brasile l'hanno tradito, l'hanno ucciso. Come si chiama il suo figlioccio? Antonino Baldellino. Ecco, vuole spiegare meglio i rapporti che c'erano fra queste due famiglie di Cosa Nostra esistenti in Campania e i gruppi camorristici dell'epoca? Ma all'epoca è nato, i gruppi camorristici sono nati dopo che Raffaele Cutolo, che io ho conosciuto quando era scappato in modo un po' eclatante del manicomio criminale di Aversa, non lo so come chiamano questa cittadina là vicino a Napoli là. Era scappato di là, mi sembra aveva fatto mettere il tritolo nel muro, era scappato, chi si ricorda. Era andato a finire nei Nuvolette che conosceva, latitante, ma non era Cosa Nostra. E infatti lo volevano combinare, come si dice nel genco di Cosa Nostra, lo volevano combinare, farlo trasferire in Cosa Nostra, di cui c'era Michele Greco presente e altri. Lui
e ha capito la situazione, aveva la sua mentalità di camorrista, non ha voluto entrare, cosa che non si può fare in Cosa Nostra, non ha voluto entrare, lasciatemi in pace, ho sofferto tanto il carcere, cose, e l'hanno lasciato, però ha capito come si erano organizzati e infatti poi comincia a organizzarsi in modo diverso di Cosa Nostra, mettendo a chiunque sia come camorrista e cose, e nasce un conflitto che con i siciliani e le famiglie di Napoli, dall'81 all'82 c'è stato un sacco di morte. Io mi ricordo, mi dicevano, dice, vede che tuo figlioccio perlomeno lui solo ne ha ammazzato in 500 camorristi, e c'era tutta la situazione, chi si ricorda di queste situazioni, e hanno smantellato un po' la camorra, chiamata camorra, ma le famiglie sono rimaste organizzate, specialmente in Nuvolette. Altre famiglie, quella di centro, hanno subito sia morte sia perché andavano invecchiando, chi se ne andava, chi lasciava anche l'Italia, come è stato Michele Zazza, tutta una situazione. Poi io non ho saputo più niente, dall'84 non mi sono mai interessato, ho seguito per quello che seguo, che sento notizie così, ma... Senta, lei sa se Calò è in grado di dire, ricorda, se Calò le abbia mai chiesto qualcosa, di fare qualcosa, di rivolgersi ai Nuvoletta in questi anni in cui lei ha avuto rapporti? Una volta ero a Roma e mi ha detto, sì, che fa, scende tu a Napoli ai Nuvoletti, ci dice, non so che cortesia voleva fatta dei Nuvoletti, non mi ricordo più tanto, cioè, se ci dice se mi fanno questa cortesia, ma non so cosa ci dovevano risolvere. Quando è accaduto ciò? Ma penso se era l'81, fine 80, mi ricordo. Ma era una cosa a livello, non lo so. Senta. Ho dimenticato proprio, ho cancellato, ma non era una cosa così importante. Lei ha conosciuto Vincenzo Casillo? Ho conosciuto Vincenzo Casillo, ma lui non conosceva me, anche perché Vincenzo Casillo non era Cosa Nostra, era uno che si cercava per ucciderle, perché si era unito a Cutolo, e un giorno mi hanno invitato a mangiare, che c'era un industriale di tessuti che faceva un pranzo, una cosa, e mi ha detto questo è Casillo, però nemmeno l'industriale dei tessuti là che conosceva chi ero io, infatti mi facevo chiamare Leonardo io, e non sapeva chi realmente ero io, perciò quello mi ha detto che era Casillo, e così. Ma Casillo era ricercato di Cosa Nostra, delle famiglie di Cosa Nostra, per ucciderlo. Senta, lei sa se delle persone che facevano parte del gruppo di Cutolo si siano avvicinati a Nuvoletta nel corso degli anni 80, nei primi anni 80. Ma c'erano manovre, perché per entrare nel nemico ci deve essere sempre una talpa, qualcosa, niente di strano, specialmente in Nuvoletta, dopo che ci hanno ucciso il fratello Ciro, hanno dovuto avvicinare a qualcuno di questi per poter arrivare a cercare a Bardellino, che era diventato nemico, o per arrivare a altri. C'è niente di strano, in Cosa Nostra, in quell'ambiente si fanno questi lavori, che poi le eliminano alla fine, di cosa ci interessa. Senta, lei sa quali appoggi personali aveva la camorra a Londra nei primi anni 80? Negli anni? 80, dall'80 all'82. No, camorra no, non lo so come camorra, perché non frequentavo, e poi la gente là non conoscevo chi ero io. Vabbè, non lei sa se Antonio Bardellino si sia recato a Londra? Sì, mi è venuto a trovare. Quando? E per quale motivo? Quando? Mi è venuto a trovare perché ci eravamo sentite per telefono
e mi aveva detto i problemi che avevo, volevo sapere di presenza che cosa era successo e con cosa era successo, perché Bardellino lo volevo bene, lo rispettavo, l'avevo visto crescere, ero stato io a battezzarlo come Cosa Nostra, era stato così intimo con i Nuvolette, mi è stato Totò Riina a farle litigare, perché Totò Riina appena vede uno che va troppo su, che non è intimo suo, lo vuole buttare a terra, non ci interessa nulla. Specialmente che era capace, aveva mente e braccio. Totò Riina, quelle con la mente e braccio, ci piacciono tanto. Se non è amico suo intimo, però deve stare sempre un passettino indietro. Lei è stato indicato come responsabile, quale esecutore materiale, dell'omicidio di Roberto Calvi, dell'omicidio per cui è processo. Sì. E in particolare è stato accusato dal collaboratore di giustizia Francesco Marino Mannoia, che verrà sentito in una delle prossime udienze. Come spiega lei questo fatto? Cioè, come spiega che lei è stato indicato quale responsabile del delitto? Sì, mi ricordo bene perché, trattandosi di me, le frasi le so interpretare, le so leggere. Marino Mannoia non dice che sono stato io. Si trovava che stavano mangiando, lui e latitante e altra gente. Quando hanno sentito, va bene, la notizia che la televisione dava, il fattore del presidente del Banco Ambrosiano Calvi, che era stato così così, siccome non c'è tutta questa cima di diligenza anche negli uomini di Cosa Nostra, lasciava canteria e dice: ma questo Franco Di Carlo l'ha ucciso, sapendo tutti che ero a Londra. Come se Londra, questa gente non si è mossa mai di un paese, come se Londra non sanno che c'è 15 milioni di abitanti durante il giorno, va bene? Come se ci abitavo io solo, per dire. Escono così, lui ha detto così, ma non è che mi ha accusato, perché non c'ha nessuna cosa da accusare, ha detto queste formate parole, che mentre mangiavano c'è stato uno che dice: ma questo Franco Di Carlo l'ha dovuto impeccare, come se io ero solo io a Londra, come non c'era un mondo di persone, come non c'erano due Sicilie, perché rappresenta due Sicilie, 15 milioni di abitanti. Ma la domanda che l'avevo fatto era diversa. Come spiega lei questa accusa nei suoi confronti, che proviene anche da altri? Ma conoscendo radicalmente in particolare, come spiega il fatto che un collaboratore del peso di Mannoia l'abbia accusata? Ma le dicevo questo, infatti Mannoia dice cosa hanno detto quelli, non che lo dice lui, e ripete cosa hanno detto nella mangiata quando ha sentito la notizia. Mi ricordo bene delle parole di io sto sbagliando. Perché c'è un verbale, io l'ho letto quando ero imputato, cioè, ma non quando l'ho letto, perché quando io ho sentito in Inghilterra questa notizia, sono caduto dai nuvoli, mi trovavo nella famosa università che ho detto prima io, ho detto: ma da dove c'è arrivato questo? E poi cerco di vedere tutto quello che mi concedeva a me, perché sono un indagato, e ho visto le dichiarazioni di Mannoia. Mannoia onestamente dice cosa ha sentito là, che è quello, non so se era ubriaco quando mangiava. Poi conosco i Pullarà, perché l'ha detto Giovanni Pullarà, e quello scherzava sempre, era un mezzo sciavacante, come si vuol dire, non so se la parola sciavacante si tutta la capisco, in Sicilia la si usa quando uno è un po' così. Allora, ha detto così, ma non ha detto Mannoia altre cose. Mannoia è una persona, per carità, uno dei migliori collaboratori, uno che ha sofferto, uno che ci hanno ucciso i parenti e tutto. Questo ha sentito e questo ha detto. Però chiunque sia può dire sì. E io allora la concepisco. A parte tutto, guardasse pure, dottore Tescaroli, che il Pullarà, in senno a Cosa Nostra, ha potuto sentire qualcosa, non sapendo chi o cosa sapeva notizie di Calvi o di altri o di Pippo Calò o di altre cose, ha potuto pensare questo, perché nel pensiero si possono pensare tanto. Ecco, visto che lei ha menzionato le dichiarazioni di Mannoia, le devo fare presente che le fonti conoscitive di Mannoia sono diverse, vi sono i fratelli Ignazio e Giovan Battista Pullarà e Pietro Lo Iacono, tutte persone
intime e vicine, come lei sa, al Mannoia. Lei come si spiega il fatto che queste persone, che sono tra l'altro legate a Bernardo Brusca, suo capo mandamento, un attimo solo, perché abbiano detto ciò al Mannoia? Di queste persone ci posso dire quando sono nate, come Cosa Nostra, quando sono diventate e chi sono vicine e tutto. Mi scusi se io non voglio essere presuntuoso. In Cosa Nostra, in quel periodo, ero tutto di tutti. Ignazio Cullarà è stato combinato fine 76, quasi 77 all'inizio. Suo fratello Giovanni era un soldato da Stefano Bontate e l'hanno combinato a 75. Non erano così arte ingrato e nemmeno sapere tutto di tutti. Petrino Lo Iacono è stato anche latitante a Roma e ci siamo incontrate tantissime volte da Nunzio Barbarossa, perché per un periodo era latitante e ci vedevamo là. Ci siamo incontrate anche, sempre una volta anche c'era Caloce, siamo viste tutti e tre assieme, perché adesso rappresentava che per un periodo è stato il capo di Pippo Calò, Petrino Lo Iacono, essendo che ancora non era capomandamento e apparteneva da Lo Iacono Pippo Calò. Cioè, le conosco queste persone, ma è stato Ignazio, se io non mi ricordo male, c'è un verbale, è stato Ignazio a dire, ma questo così, mi sposa, guardando la televisione, per quello che dice Francesco Manino Mannoia, ma questo ha dovuto essere Franco Di Carlo, appena sentito la piccagione di questo signore banchiere che si è andata, è morto là, io non posso dire se si è andata a peccare, se l'hanno ucciso, non sta a me, però ha detto queste formate parole, perciò da dove ci è venuto e cosa ci dovremmo domandare anche a Ignazio Cullarà. Ma Marino Mannoia è stato molto onesto di dire e riferire quello che è, che me ne sono lette, non lo dico adesso che sono un collaboratore, come volete definire, però lo dicevo pure prima, vabbè, Marino Mannoia cosa ha detto? Ha detto quello che ha sentito, pure quando ancora io ero indagato e ancora non avevo fatto questo passo, felicemente ne sono orgoglioso anche, che non sono stato più guardato come un morso di Cosa Nostra, perché ho potuto dichiarare che io in qualsiasi posto, davanti a qualsiasi corte, davanti a qualsiasi vedova o orfano, io posso dire, guardandolo negli occhi, ho fatto 30 anni di Cosa Nostra, ma non ho ucciso mai nessuno, non ho ucciso tuo padre, non ho ucciso tuo fratello, li posso guardare negli occhi, perché se l'avrei fatto mi sarei messo in ginocchio davanti a una vedova e se non mi darebbe perdono non mi alzerei. Questo sono io. Però sono contro Cosa Nostra, perché spero un giorno non esistere più e non vedere queste stragi di bambini, di donne, di persone. Sono fiero di quelle che ho salvato, compresi i Caruana che poco fa abbiamo parlato. Senta, lei ha parlato in precedenza di Domenico Balducci. Domenico Balducci, le ricordo, è stato assassinato nell'ottobre del 1981, il 16 ottobre dell'81. Ecco, lei che cosa sa in ordine a questo delitto? Non mi ricordo che è stato assassinato questo, ma non mi ricordavo più la data per un periodo, perché mi ricordo, pure non sapendolo diretto, non diretto, avuto apertamente, però ho capito quando si prepara che devono fare un lavoretto così chiamato, Cosa Nostra non si dice mai andiamo a assassinare o andiamo a fare un lavoro, come se la vita umana sarebbe un lavoretto da fare. E c'era questo di Giacomo, i due più giovani che aveva Pippo Calò a Roma, e Giuseppe Galeazzo, che non mi veniva il nome poco fa, se si ricorda, signor Presidente. Galeazzo, Galazzo, no, come si chiama questo? Galeazzo. Giuseppe Galeazzo. Sì. Questi due, c'era Pippo che
ci stavano perdendo. Pippo chi, scusi? Pippo Calò, inteso Mario. Dove eravate? Davanti nel marciapiede di Nunzio Barbarossa. Dove visto... c'era il negozio di Nunzio Barbarossa? Sì. Non mi ricordo se c'era pure Pietro Loiac, non mi ricordo. Comunque, ho visto che stava... Allora, mi dicono che stava... No, non c'era Pietro Loiac, no, non c'era. O Nunzio Barbarossa. Comunque, che mi avrebbe detto ci stanno preparando un lavoretto. Sapendo così, essendo qua... Cioè, ho detto, Pippo, se hai di bisogno di qualcosa... No, dice, tutto a posto, fra... Se hai bisogno di qualcosa, ne che io potevo intervenire o meno, perché avrebbe dovuto contattare Bernardo Brusco, Michele Greco. Senta, e ma... poi ho sentito l'omicidio. Più di questo non posso dire, ma conoscevo Balduccio, sapevo che cose andavano male, perché non lo so, per fattori soldi, cose che ci consegnavano miliardi e miliardi. Non so che era successo, perché poi ne ho sentito parlare a Bernardo Brusca quando ci ho chiesto che era successo, dice, ma sai, una cosa di là, cioè, di solito, sia Bernardo Brusca che sia Michele Zazza, perché Michele Zazza pure aveva a che fare con Balduccio e Bellucci. Balducci? Balducci, Bellucci, come si chiama. Sì. Senta, ma com'è che lei, come fa a collegare questo incontro, questa riunione di fronte al marciapiede, no, nel marciapiede di fronte al negozio di Barbarossa, perché sapevo all'omicidio. Che il lavoretto che dovevano fare sapevo, va bene, però poi non sapevo la persona, infatti sono rimasto meravigliato perché sapendo quanti soldi c'erano con loro immischiate sia di Michele Zazza sia Pippo Calò, e non era solo Pippo Calò, dietro Pippo Calò chi c'era, ho detto come ammazzano Balducci, ma poi ho chiesto a chi dovevo chiedere, Bernardo Brusca, che cosa per la commissione, dice no, dice una cosa, dice, sono scomparsi tanti miliardi, dice, non so la situazione com'è, però uno non va a approfondire, quando è una cosa che non interessa direttamente, che non c'ha, che se io ci avrei messo 500.000 dollari, allora potevo approfondire, signore me, mi rientrano, non mi rientrano, se sono persi, è una cosa che si parla le cose degli altri, però in cosa nostra, specialmente un certo livello, si va a leggere così, quando non interessa. Senta, ma qualcuno le disse che quell'attività era finalizzata a eliminare Balducci? Quella... No, no, Balducci no. Ho capito che c'era un lavoretto, che stavano facendo un lavoretto. Se non sono incluso, non ho motivo nemmeno saperlo. No, io le ho fatto una domanda diversa. Qualcuna delle persone presenti, quindi o Nunzio Barbarossa, o Pippo Calò, o Galeazzo... e l'altra persona, le hanno detto che si stavano organizzando per commettere uccisione, questo assassino. Ma dopo che se ne ha... Dopo che se Presidente, ne ha... chiedo scusa, c'è opposizione, se è possibile, qui da Ascoli. C'è opposizione a questa domanda del pubblico ministero, se permette un attimo il Presidente. Prego. Perché a questa domanda il test ha già risposto dicendo che non sapeva neppure dell'omicidio di questo Balduccio ed è stato il PM a dover ricordarle sia l'omicidio che la data. Come può ora formulare una domanda che presuppone una risposta alla quale il test ha già fornito indicazioni dicendo che non lo sapeva neppure che era stato ucciso? Sì, ma non è vietato riproporre la stessa domanda, quindi adesso... Il problema è l'opposizione in questi termini, cioè che si cerca per forza, secondo il nostro avviso, di abbinare una data che è stata fornita dal pubblico ministero a una risposta che è priva di data sul fatto e soprattutto sul riscontro che Balduccio fosse persino morto, circostanza che il test oggi ha detto che sconosceva. Infatti lo ha escluso e se adesso lo esclude nuovamente si rafforza l'attendibilità del dichiarante, altrimenti... La valutazione potrà essere diversa, ma non possiamo impedire di riproporre la stessa domanda, non lo vieteremo neppure agli difensori, come ho sempre fatto. Insomma.
No, chiedo scusa, solo sul fatto che la precisazione che ha dato il PM, non sulla domanda, la precisazione fatta prima della domanda che Balducci era stato ucciso, cosa che ha viziato la domanda successiva. Non è vietata la domanda, è vietata secondo noi l'affermazione prima della domanda. Sì, quindi se il pubblico ministero può evitare adesso per le future domande. Comunque, lei conferma quello che ha già detto? Confermo quello che ci ho detto, infatti, dopo che se n'è andato Pippo Calò, mi ricordo se è stato con Di Giacomo, veramente io ero più intimo con l'altro che era della mia stessa età, con Pippo Galeazzi. Ci ho chiesto, avete bisogno di me, qualcosa? No, dice, è una cosa da niente, un lavoretto così, stop. Poi ci siamo divisi, poi l'indomani ho letto nel giornale, e non c'è bisogno a me di Cosa Nostra che capisco, praticamente sono rimasto perché conoscevo il personaggio per quelle poche volte che avevo visto, ma conoscevo di nome e sapevo che il lavoro che faceva per i siciliani e per i napoletani a livello di finanziamenti soliti e tutto così, questo solo so. Quindi quando hanno parlato di lavoretto lei non sapeva a chi si riferisse? No, no. Lei hanno precisato, no. Lei l'ha collegato con l'avviso che ha letto sul giornale. Se mi consente, io devo Prego. Fare una contestazione con riferimento a quanto il collaboratore ha detto nel corso del verbale del 18 febbraio 2005, quindi un verbale piuttosto recente, un verbale che tra l'altro è stato redatto su richiesta del collaboratore medesimo, quindi di sua iniziativa. Ne avevo accennato io di questo nel 96, però sì, non sì. Lo so, un equivoco che c'è stato, avevo capito che era morto nell'83, ho detto ma è possibile, nell'83 non ero stato, mentre poi ho saputo che non so in quale cosa ho letto, che era molto prima, allora ho detto... Allora, prima è stato il periodo. Allora, in questo verbale viene dichiarato: io ho intuito di cosa si trattava ed ho chiesto se avessero bisogno di aiuto. Mi venne risposto di no perché era una cosa semplice da fare. Io chiesi di chi si trattava, Annunzio Barbarossa, e costui mi disse che si trattava di Mimmo Balducci. Sapeva che lo conoscevo e mi disse che lo stesso aveva avuto problemi di danaro con Pippo Calò e che non c'era più la fiducia con quest'ultimo. Perciò Calò aveva deciso di far fare quel lavoretto. Questo è ciò che viene dichiarato a pagina 4 del verbale del 18 febbraio 2005. Sì, ma i due che io parlo, sia di Giacomo, mi sembra si chiama, e sia Galeazzo, non mi dicono, infatti io poco fa ho detto no, non ci ho chiesto, non me l'hanno detto. Poi, però, non so se è stato la sera o è stato l'indomani stesso Annunzio Barbarossa, me l'ha detto Annunzio Barbarossa, che era più facile parlare, ma quei tre, sia Pippo Calò quando si parlava con i due suoi soldati, e sia loro due quando sono rimaste tutte e due con me, non mi hanno detto, era un lavoretto da niente, è una cosa così, ce la sbrighiamo, ti ringraziamo, è finito là. Poi Nunzio Barbarossa mi ha accennato, okay. Infatti sono rimasto sorpreso però, non so se è stato... Quindi scusi, mi pare di capire che lei conferma ciò che ha detto. Sì, confermo quello che ha detto, però non l'ho saputo prima, poi quando ho visto cosa è spuntato l'indomani mattina, che ho letto nel giornale, va bene, vado nell'Annunzio Barbarossa, ne ho parlato, però non penso che me l'ha detto prima, oggi riflettendo e oggi è... Barbarossa sì, me l'ha detto, ma non so se già era successo. Ma quei due, e compreso il Calò, non abbiamo parlato, non si parla, che conosco io, nemmeno io avrei parlato di una cosa del genere, manco sapendo pure degli altri, no? Che lo dovrei fare io perché non ne facevo. Ma anche sapendo degli altri, in Cosa Nostra non si dice mai. Si può capire, si può accennare, di queste se ne capiscono tante, però dire specificamente, nemmeno quando l'ha fatto,
mentre l'ambiente va bene pure sapendo Nunzio Barbarossa, sono più facile parlare, come in catanese, come ognuno c'è la propria cultura, perché Palermo cambia con la cultura di Agrigento, con quella di Trapani, cosa, anche a livello di Cosa Nostra, anche nell'inserimento di Cosa Nostra. Senta, questo incontro ricorda se è avvenuto di mattina, di pomeriggio, di sera? Ma non mi ricordo più. Ecco, lei ha dichiarato nel verbale che l'ho detto poc'anzi, sì, che l'ho citato poc'anzi, ha detto nel corso di un pomeriggio. Cioè, di mattina Nunzio Barbarossa non c'è mai là, perciò si ci andava dopo mezzogiorno. Poi non mi posso ricordare che pomeriggio, se era inizio pomeriggio o come. Ecco, in quella circostanza vuole dire come siete arrivati, con quali modalità, lei con chi si è recato da Barbarossa e per quale motivo? Ma io sempre solo camminavo e con la mia macchinina targata a Roma. Che macchina era? Una Renault. Lei è andato da solo? Il Renault 5. Sì, sempre da solo io ho camminato a Roma. Quando è arrivato ha trovato qualcuno lì già presente? Sì, c'è i due e poi è arrivato Pippo Calò. Cioè i due chi sono? Di Giacomo e Caleazzo. Dopo è arrivato Calò. E quanto tempo vi siete trattenuti assieme? Ma non mi posso ricordare. Più o meno, ecco, no. Linea indicativa per quello che ricorda. Ma dipende, perché poi se era l'orario di mezzogiorno l'una, ma me ne andavo a casa a mangiare, o se avevo altri impegni. Qualche volta me ne andavo a mangiare con Nunzio Barbarossa, una parallela alla via Condotte, mi sembra si chiama il ristorante Nino. Dipende chi c'era, perché non c'erano solo questi di Cosa Nostra, a volte veniva qualche altro di Cosa Nostra della famiglia, della decina che c'aveva Stefano Bontate qua a Roma, che abitavano a Roma, gente di Cosa Nostra, a volte, ma io evitavo sempre, poi non avevo niente a che spartire, nel senso se c'era di bisogno di parlarmi qualcosa, che a volte mi chiedevano qualche cortesia di dirla alla commissione o qualcosa, e allora, ma mi facevo la mia vita io. Senta, questo lavoretto che dovevano fare, che abbiamo capito essere poi questo omicidio, quando è che poi è stato effettuato rispetto a questo incontro stato? Ma il giorno stesso, la sera, non so a che ora è venuto, la sera stessa. La sera? Cioè è sicuro che è avvenuto la sera questo omicidio? Ma non sono, mi ricordo quel giorno stesso, io la mattina, l'indomani mattina l'ho letto. Non so a che ora era avvenuto. Ma è sicuro di questa cosa? O è... Che l'ho letto l'indomani mattina? L'indomani mattina rispetto all'incontro? Ma per quello che sono i miei ricordi è questo. Poi no, non so se è stato dopo due giorni, ma io mi ricordo che l'ho letto. A breve distanza? A breve distanza, sì. Brevissima, anzi. Senta, lei ha conosciuto Agostino Coppola? Il prete? Sì. Certo che l'ho conosciuto. Anche lei sa se avesse rapporti con Pippo Calò? Agostino Coppola era un prete, ma non era Cosa Nostra, i fratelli erano Cosa Nostra, di cui il fratello Domenico era vice capomandamento di Partenico. Torreina da giovane l'ha investito anche nel senso di poterlo fare diventare Cosa Nostra, ma poi a livello commissione anche il Badalamenti non l'ha voluto, dice lasciamolo fuori. Torreina e Luciano Ligio l'ha adoperato per cercare di influenzare le famiglie a pagare anche a nord quando sequestravano persone, come prete lo usano. Torrina si è fatto sposare di questo Coppola e anche usandolo per tante cose.
era amico di tutti e tutti quelli che erano vicini a Totò Riina, c'era lui vicino. Io non l'ho visto mai con Pippo Calò, devo essere sincero, però rappresentava anche intimo di Calò, essendo tutto corleonese il prete. Senta, lei ha conosciuto Vincenzo Cuomo? No. E Giuseppe Cillari? Ma se l'ho conosciuto di vista così, un giorno, mi sembra che dovrebbe essere della famiglia di Calò, di Portanova, conosciuto un Cillari, ma non mi ricordo. No, io sto parlando di Giuseppe Cillari, camorrista di Napoli. Ah, no, perché c'era un Cillari pure a Palermo. E Carmine Esposito? No, nemmeno. Corrado Iacolare? No, mi sembra. Ho conosciuto tante napoletane, a volte però se mi dici il nome e cognome, niente, che a volte presentavano salutare così, però loro mi vedevano, che non so, come amico dei grossi, oppure quello che veniva a osservare se le cose andavano bene o male, ma erano come ragazzi. Senta, ancora lei, all'inizio. Sa chi è Giuseppe Marfia e che ruolo rivestiva in Cosa Nostra? Quei tempi erano loro due. E allora chissà poteva indicare, come avevo fatto uscire a suo cognato Bagarella, che ero stato io a farlo uscire. Uscire da dove? Dal carcere, anni prima, come ci avevo fatto assolvere anche Antonietta, la moglie, di non andare a confine, misure di prevenzione e tantissime cose. Mi veniva a chiedere se ci può... Se rientravo si mettevano i cosa a posto dentro Cosa Nostra, perché rimanere là, perché ti vuole incontrare. Io ci ho detto che le cose come erano arrivate era molto difficile, perché quando nell'82, anche l'81, all'inizio 82, quando hanno cominciato a uccidere a Bontate, in Zerillo e tantissima gente, realmente gente che aveva dato tanto a Cosa Nostra, e che non aveva fatto mai una cosa criminale, perché c'erano gente bene, pure il segretario di Democrazia Cristiana, va bene, pur essendo capomandamento, capoprovincia di Enna, era una persona squisita, nel senso era Cosa Nostra, perché da padre e figli. Comunque, allora che ha fatto? Voleva una mano, mi voleva, ci ho detto era troppo tardi. Nell'82 ci avevo detto: Totuccio, vede che se continuiamo così ci vuole 20 anni per riprendere Cosa Nostra e portarla a posto, perché si sta distruggendo quella. Dice, no, altri 2 o 3 e poi finito. Totuccio, cerca di rimensionare la situazione, perché non si finisce più. Gliel'avevo detto. Poi nell'85 voleva una mano aiuto, troppo tardi, perché ancora nell'82 non c'era un pentimento. Quando parla di Totuccio parla di Riina. Totò Riina, lo chiamavo Totuccio. Non c'era il pentimento nell'84 di Buscetta, ancora non si sapeva che esisteva Cosa Nostra e come era organizzata. Si parlava sempre nei giornali mafia, e come continuano a parlare, non dicono mai Cosa Nostra. Non si sapevano tante cose, non c'era il contorno che collaborava, erano diverse. Ma era già finita la situazione, finita nel modo di distruggere quel settore di persone, perché poi... viene facile a riprendersi, già sono passate 20 anni, 25 anni e ci sono i 9, è lo stesso. Questo era stato, e io non avevo voluto né dare una mano, anche perché le cose erano cambiate, perché prima andavo in un'amicizia, una cosa, ci dicevo ma che cosa ci imputano, che cosa ci fanno a questa persona, non è mafioso, non è vero l'omicidio, si aggiustavano certe cose. Mentre in quel modo che già aveva parlato Buscetta nell'85, già aveva un anno, si era creato i processi, c'era un giudice come Giovanni Falcone o Borsellino come altri che ci capivano
non togliendo a nessuno, era all'inizio di Cosa Nostra, che avevano saputo tutti i segreti. Vai a smontare una cosa del genere. Come si presenta uno in una persona che conosci per cercare di aggiustare? E così, mi è venuto a dire questo. Me lo saluti, ci ho detto, ma poi a me dopo quei giorni proprio mi hanno arrestato e non ho saputo più niente. Ma poi si sa il processo come è finito, come hanno finito a continuazione di quante morti e stragi ci sono stati. E la cos'è? Senta. È presente il resto. Le faccio qualche domandina prima di sospendere. Lei ha capito perché Giuseppe Calaola stava cercando in maniera assillante nel mese di giugno l'82? In opposizione alla domanda sulla qualificazione di assillante. In effetti assillante. È stata, nel corso della contestazione ho letto questa parte, mi pare che l'ha confermata. Beh, assillante mi pare che non è emerso che fosse assillante. Senza urgenza. Togliamo la parola assillante. Allora, facciamo emergere con una contestazione, insomma. No, senza urgenza. Allora, andiamo là. Innanzitutto lei ricorda che l'era cercato in maniera assillante, prima che le faccio la contestazione, signor Di Carlo? Mi ricordo che c'erano state queste contatte di cercare, ma c'era un equivoco di senticcio come fare, perché una volta mancava per lui il rintracciarlo, una volta mancava per me, ci sono state in quelle cose. Però capisce bene, ha abbassato il tono della voce il testimone. Sì, forse parli un po' più ad alta voce. Ci spieghi come è avvenuta questa ricerca da parte di Calò di cui lei ha parlato? Ma Calò ha cercato prima il mio capomandamento, perché dipende cosa voleva, non so se si sono incontrate o si erano viste prima che salisse per Roma. Ci ha detto: Bernardo, ho bisogno di Franco. E non so se ci ha detto il motivo a Bernardo Brusca. Bernardo Brusca subito me lo comunica subito quello che pone, che le dico, c'erano i telefonini anche quando le usano pochi, ma un rintraccio è una cosa. Però appena mi hanno rintracciato, ho cercato io, ho telefonato nel Barbarossa, e tempo che poi non so se ero in Italia, se sono venuto, in quel tempo di vederci erano passate, c'era stato qualche telefonata, va bene. Fino a che quando ci incontriamo mi dice, mi ringraziava, cioè, mi dispiace, non so se che, dice no niente, ti ringrazio, quella. Bernardo Brusca mi dice pure tutto fatto, Nunzio Barbarossa mi dice ha risolto tutto, non so, me l'ha detto pure Pippo Calò, perciò c'è stato questo po' di giorni di contatto tra i fuochi. Ma a me non mi meravigliavo, perché sia quando ho detto poco fa che Pippo Calò un'altra volta, questo prima, che io dovevo scendere a Napoli, mi ha chiesto se perché sapevo che era intimo, che in Nuvoletti ero stato io a farci formare una famiglia a parte, ci dice così in Nuvoletti se mi risolvono questa cosa, non mi ricordo più che cosa era, non era una cosa delittuosa, grave, che... e gliel'ho detto. Poi un'altra volta, mi ricordo pure in questo momento, mi ha cercato perché c'era proprio questo Caliazzo, che non so che problema aveva nel tribunale, la Procura Generale a Palermo, un definitivo, e lui sapeva che io ci avevo qualche conoscenza, se ci potevo fare sospendere quel definitivo di 3 mesi, non so quant'erano, per un po' di tempo, mi aveva cercato pure, questo lo so, però non mi ha rintracciato Pippo Calò, però mi ha fatto sapere, questa era una cosa di tribunale, me l'ha fatto sapere di che cosa si trattava. Ma poi non ho saputo più niente cosa ha fatto, ma visto che quello dopo mesi o anni l'hanno strangolato, significa che non ci interessava molto. Poi aggiungo, visto che mi ha fatto domanda, visto che lei mi dice, sì, io ho pensato, ma mi sembra la mia supposizione, ecco, se era allora... questo non posso dare il mio... Certo, in Cosa Nostra uno pensa sarà un
cosa grave se non mi dicono niente in motivo, perché quello me l'hanno detto del tribunale. Quella di Napoli non mi ricordo che era una cosa che dovevo svolgere, sbrigarci in nuvolette, questa non l'ho saputo mai, però la mia intuizione, la mia cosa, non penso che alla Corte. Che la Corte ci interessa il mio parere, il mio, non so, il mio. Allora, lei, pagina 4 del verbale del 5 settembre 96 della trascrizione, afferma: allora, e da questo, e andando un po' indietro, ho pensato in quel periodo, anche perché ci sono altri punti che mi fanno ricordare quel periodo per altri fatti dov'ero, diciamo il periodo che interessa l'omicidio, e mi fanno ricordare anche in quei giorni che ero cercato assillativamente di un certo Mario, il vero nome Pippo Calò, che abitava a Roma e che stava a Roma, che io conosco da una vita. Mi cercava per questo, mi cercava per altre cose, punto interrogativo, non lo so, anche perché questo fatto non l'ho potuto mai chiarire, però in quei giorni, parlo 15, 16, 17, 18 giugno, io mi trovavo, e poi proseguo. Quindi si parla espressamente di una ricerca assillante che è stata effettuata, e questo viene detto proprio nella registrazione, sono le parole del collaboratore. Quindi io chiedo di contestare questo per verificare se ricorda la circostanza. E allora devo dire un punto: in Cosa Nostra, quando lo dice a Nunzio Barbarossa, lo dice a Bernardo Brusco, chi può arrivare a me, visto che sono latitante, e pure che già me l'hanno detto, mi arriva da un'altra parte, in Cosa Nostra, dopo due volte, tre volte, già diventa assillante, perché in Cosa Nostra basta cercare una volta e poi è una persona che cerca di incontrarlo, di vedere come contattarsi. Va bene. Perciò ho usato la parola, perché in Cosa Nostra di solito dopo due volte già diventa assillante. La normalità assillante quando uno ci fa 10 chiamate in un giorno, 10 questo, nella normalità, in Cosa Nostra, siccome si parla mezza parola o si fa mezza telefonata e poi si chiude il discorso. E allora poi, certo, mi viene a me di pensare, perché io ero Cosa Nostra, perché io penso, siccome tutti i casi più gradanti, tutte le situazioni dal 1960 a questa parte l'ho vissuti. E allora uno pensa, era per questo che c'era, ma non può chiedere più. Doveva essere una cosa importante, che se era una cosa leggera, no, voleva fatto il suo favore. Infatti quando non ci siamo incontrati mi hanno fatto sapere, per quella cosa prima, che era una cosa che volevano, che io avevo una persona nella Procura Generale che poteva sospendere il mandato e farci fare la pena dopo 6 mesi soggetto che abbiamo detto prima. Per questo non dirmelo era una cosa grave, ma non posso io stabilire nemmeno il mio pensiero. Sì. Senta, prima di sospendere vorrei farle un'altra domandina, che è questa, penso che di aver interpretato il pensiero della Corte in maniera appropriata. Lei si è accusato di aver commesso delitti di omicidio durante la sua lunghissima permanenza in Cosa Nostra? No, se non l'ho fatto non mi potevo accusare. Sapevo i cose, se io, poi lo stabilivano le corte, se c'entravo morale, come, perché lo sapevo, non l'ho detto, ma io in Cosa Nostra non lo potevo dire. Qualsiasi cosa ho assistito c'erano sempre i generali, e quando c'era il generale, a quei tempi io ero capitano, il generale è responsabile, sento i discorsi, si mettono d'accordo, danno ordine, e io che potevo fare essendo il più piccolo? Non c'è stato sempre chiarito nei omicidi e tutto qual è stato il mio compito, ma il mio compito è stato che ho messo d'accordo il capoprovincia
o capoprovincia di Palermo di incontrarsi, ma non sapevo che cosa si doveva parlare. Poi parlano davanti a me che dovevano dare questo ordine e questo cosa, e vabbè, se io avevo una responsabilità, ma non l'hanno mai ritenuto i giudici, ho raccontato quelle responsabilità. Lei ha conosciuto, comunque ha sentito parlare di Roberto Calvi prima del suo omicidio? Ma io sono stato sempre un lettore di giornale, di cose italiane, di politica, tutto. Mi ricordo che questo signore si era tagliato pure i vene dentro il carcere, mi ricordo tutta la situazione politica. Non sono arrivato all'ultimo, non sono stato mai. Lo seguo sempre, sono mai. Anche quando mi sono fatto quegli 11 anni in Inghilterra, leggevo i giornali francesi, inglesi, mi arrivavano, ho fatto una, chiamiamola guerra, con il direttore, con tutti, perché davano i giornali gratis. E io che sono di lingua italiana, perché non debba avere mio. Infatti mi arrivava il Corriere, poi l'abbonamento sul giornale Sicilia me l'ho fatto io, ma quello nazionale me lo passavano anche loro. Mi sono tenuta, per fortuna, perché 11 anni passarli in un modo, ho fatto tutti i concorsi possibili, lì dentro, va bene, nei computer, nei vari diploma di cuoco, pensate inglese, che insegnano a me a cucinare. Comunque ho tenuto la mente sveglia, perciò non è il caso Calvi, tutto, quasi. Lei tutti ha... eclatanti casi in Italia l'ho letto. Lei ha quali sono i fatti criminosi più significativi in relazione ai quali lei ha fornito collaborazione? Se può fornire la risposta in maniera telegrafica. Ma in via telegrafica, io sono solo che siccome fino allo scorso anno le segnavo tutte, sono arrivato in 680 udienze, processi 280. Interrogatori in tutte le procure quasi d'Italia, e i fatti più gratanti, va bene. Lei, mi sembra dove lei era proprio come ero, me ne ricordo 4-5 più gratanti, va bene, della strage di... c'erano altri che sono stati 2 o 3, poi Borsellino, anche dei giudici Chinnici, e anche del tentato alla Daura, e poi c'è stato anche del giudice Terranova che l'hanno fatta a Reggio Calabria, è stato l'ha chiamato, c'è quello di Scaglione che è stato sorpreso che era a Genova, ma tantissime, non mi posso ricordare. Poi c'è scusi, Scaglione a Genova il processo? Ma era, non lo so perché erano venuto alla procura di Genova, perché sì. Ai tempi per sospensione l'hanno messo con la legittima sospensione. Ecco. Era là e sono venute quelle, adesso non lo so se è a Catania, infatti una volta ne sono venute quelle di Catania, in tutti, poi processo non lo so se è a Catania, infatti una volta ne sono venute quelle di Catania, in tutti, poi processo di tutti i fatti di Trapani e Agrigento, perché io conoscevo tutto, dove esiste Cosa Nostra, anche nel mondo, li conoscevo, perché sono andato. Dipendevano e tutto. Mi hanno chiamato tutto, dove ho potuto dare una mano, ma un po', guardando la situazione un po' difficile che arrivano a distruggere Cosa Nostra, perché Cosa Nostra si distrugge, come ho detto una volta, a Dottore Vigna e Caselle e tanti che ce n'erano là, ho detto si distrugge con la cultura, si deve cambiare una certa cultura, un certo modo di vivere. Purtroppo in Italia non è in Sicilia. Non è No, ho finito, questo. Non posso, le dico i numeri, quanto fino allo scorso anno, pensavo che avevo finito, perché a 10 anni sto facendo, pensavo che avevo finito, ma ancora sono sempre a disposizione, poi, ecco, allora posso dare una mano. Io non pongo più domande per il momento, la prossima udienza chiederò, sperando che, anzi sono sicuro che il collaboratore di Carlo porterà gli occhiali, quindi gli faremo solo su quella fare... il riconoscimento fotografico, e mi riservo qualche altra domanda da porre in esito alla rilettura dei verbali coniugati alla comunque, trascrizione. Fissi...
Piuttosto potremmo concordare già per poter prenotare poi la videoconferenza. Le udienze noi abbiamo fissate fino a gennaio, potremmo continuare con lo stesso sistema, insomma, fissare anche gli altri martedì e mercoledì dei mesi successivi, poter evitare. Al DAP. Ogni martedì, ogni mercoledì. Ogni martedì e mercoledì, poi eventualmente sì. Se c'è qualche problema di spostamento, lo fino alla fine di giugno facciamo, va bene? Quindi se poi c'è qualche problema concordiamo lo spostamento, ma per poter comunicare queste coincidenze di processi di altre città. Sulla base di questa segnalazione, signor Presidente, anche dei testimoni che si trovano all'estero, ecco, per vedere la loro disponibilità. Noi quindi a venire. Comunichiamo sì. Già da adesso al DAP tutti i martedì e mercoledì dei mesi da febbraio a giugno, va bene? Poi per me, dicevo soltanto, si poteva sapere il programma del 14 al 16 dicembre. Sì, bene che lo dica il pubblico sì. Ministero. Io reitero quanto già ho detto. Informazioni alla mano. Il collaboratore giustizia Francesco Marino Mannoia, con rogatoria, è stato citato per il 14 dicembre e per il 16 dicembre a partire dalle ore 14.30. Sì. Antonino Giuffrè è stato citato le 9 sino all'orario in cui inizierà l'esame di Mannoia. E, sì, le 14.30 per la questione del fuso orario. E in verità, mi corre l'obbligo puntualizzare che azioni da parte dell'autorità statunitense in ordine alla possibilità di dar corso alla rogatoria. Laddove dovessero insorgere problemi di qualunque natura, ovviamente ci sarà una sostituzione con altri collaboratori di giustizia. Ecco. Magari se i difensori possono tenersi in contatto con la mia segreteria o comunque il mio ufficio correrà tempestive comunicazioni però a uno dei difensori in modo che tempestivamente siano posti nelle condizioni di preparare anche altri incontri. Se fosse 2-3 giorni prima e noi non riusciamo a preparare i controesami perché è un fatto pratico, solo estrarre le copie degli atti richiede. Vabbè, speriamo che non ci sia questa. Io l'ho detto solo in via residuale. Se si dovesse sapere in tempo, avvertiamo. Appena il pubblico ministero avrà notizie lo farà presente. Presidente, scusi, il controesame di Di Carlo invece? Lo fisseremo poi successivamente. Ovviamente non è domani. No. No, è chiaro. Non si... Quindi domani faremo venire il colonnello Bevacqua per prendere il suo esame. Va bene. Chiedo scusa, Presidente, vorrei soltanto sapere una cosa. Se fosse possibile per venire incontro alle difese, nel caso in cui dal gabinetto degli Stati Uniti Mannoia non fosse disponibile, se è possibile comunque non... a divenire al controesame del testimone che verrà indotto in alternativa, perché saperlo qualche giorno prima diventa poi difficile. Ecco, solo l'esame. Però ecco, no, mi corre l'obbligo far presente anche questo. Io sono assolutamente convinto di una cosa, che gli esami devono essere condotti in maniera concentrata, cioè
esame e controesame vanno fatti in un unico contesto. Nei limiti del possibile faremo. Voglio dire, non è possibile. Perché sia chiaro, Presidente, io sono perfettamente d'accordo. Sì. Cioè, noi da domani cominciamo a preparare il controesame di Mannoia. Certo. Se però 2-3 giorni prima ci dicono Mannoia non viene più, preparare il controesame di chi lo sostituisce diventa un problema. Non c'è dubbio, no? Agiremo con buon senso, no? L'udienza è rinviata a domani. Quindi Calò poco può fare, certo, lui vuole partecipare a quell'udienza perché si tratta di collaboratori di giustizia.